Ciao, buonasera, come va? Vediamo qua come va la situazione. Pare buonazza, pare. Tutti i numerini, tutti i monitoraggi, tutte le schifezze che metto io sul secondo schermo. Va bene, spero che avete passato una bella giornata. Io al lavoro mi sono annoiato, come sempre. Che devo fare? Che si deve fare? Peccabà, come dice mio padre. Quindi stasera io mi continuo Rakuen, che è veramente un bel giochino, un bel gioco, devo dire, molto molto simpatico, no, molto accattivante, comunque ti prende parecchio. Quindi mi sa che comincio. Sì, visto l'orario, pure sono quasi le 11. Spero che non mi farà un attacco di raffreddore come ieri. Aspetta, è stato bruttino, dopo verso fine live c'era il naso tappato e riuscivo a leggere ben po'. Mi è spiaciuto un po'. Allora. Ok. Faccio partire il gioco e poi passo sul game. Eccolo qua. Dovrebbe essere il secondo, sì. 4 ore e 17. C'è anche l'autosave che sta poco lì, però fidiamoci del mio salvataggio. Allora, eravamo arrivati che stavamo facendo il trip mentale con Jenna, il neo marito, praticamente. Abbiamo visto che erano naufragati. Allora, vediamo chi c'è lì sopra. Yeah, senti che bello questo. Quest'acqua che scorre, bellissimo. Ti fa venire voglia di andare in bagno. Mia madre si è persa. Che succede? Fatto lui, eh? Ah, eccola qua, Gemma. Ciao. Quindi siamo riusciti a recuperare l'anima di Gemma. Stai parlando con me? Con chi se no? Sì, sei tu, Gemma. Puoi sentirmi? Certo, sì. Oh, che sollievo. L'unica persona che sembra riuscire a sentirmi è un vecchio di nome Uma. Il vecchietto. Ma perché gli altri libi non la sentono a lei? Che strano. Gli ho chiesto se poteva portarmi qualcosa a me molto caro, che era l'anello, la fede. Quindi in realtà Uma non è un ladro. La tua fede? Come fai a saperlo? Wissa credeva che qualcuno l'avesse rubata, era preoccupata e sconvolto. Adesso mi sento in colpa perché pensavo che l'avesse rubata Uma. Vedi che fregatura. Ma invece te la stava davvero portando dopo tutto. Aspetta, conosci mio marito? Come no? Chi? Winston? Ma certo, è il mio vicino. È sempre stato gentile con me. Dai, che bella cosa. Sai, gli manchi molto.
Grazie per essere venuto a trovarmi. Mi sento molto solo in questi giorni. Mi spiace. Oh, non devi, la tua compagnia mi ha fatto molto piacere. Posso chiederti un favore prima che tu vada? Ma certo! Vorrei tanto che Winston vedesse cosa c'è nel baule che ho messo vicino al mio letto. È chiuso, ma puoi aprirlo con questa? Con questa chiave! Chiave baule di gemma. Ottimo. Questo ci serve come primo compito. Mi assicuro di aprire il baule e di portargli quello che c'è dentro. Grazie mille. Gemma, posso chiederti una cosa? Certo, dimmi. Quando ti senti solo spaventato, cosa fai per sentirti meglio? Beh, a volte canticchio questa canzone. Vorresti sentirla? Sì. Sì, per favore. Sì. Ciao Cippa, come stai? Sei arrivato al momento della canzone? Anche con gli occhi chiusi? Io non me la ricorderò mai sta canzone. Ok, Cippa. È un lipi, non è una scimmia. Però, è vero. Potrebbe essere anche un po' una scimmietta. Solo che c'ha anche le ali questa scimmietta, eh? Ha finito? Hai imparato Mori no Kokoro parte 1. Abbi cura di te, amico mio. A presto, Gemma. Perché quando leggo Gemma io penso a Gemma del Sud? Ah, quindi si è acceso quello. Siamo a 1. E lei è qui che dorme. Il baule di Gemma. Perché sei pazzo? È vero. Hai usato la chiave del baule di Gemma per il baù. Che cazzo è? Un fiorone. Ah, il fiore quello con. Che state facendo voi due qui? Cos? Dove avete preso quel. Era nel baule di Gemma? Io. Era il fiore che le avevo mandato. L'ha ricevuto? Che brutta sta parte senza musica e senza audio. Questo significa che sapeva che ero venuto per lei. Grazie infinite per avermelo mostrato. Vuol dire davvero tanto. Mi spiace di non aver potuto aiutare gli abitanti del villaggio, ora capisco che devo fare del mio meglio ogni giorno. Quindi ci costruirò la barca. Venite fuori a parlarmi e vediamo cosa si può fare per quella barca che vi serve per andare da Tony. Grazie di nuovo. Eh? È che sto fiore resta qui? Sa di sì. Sì, è un pezzo a busta. Magari andiamo a cercare l'anello che non ho trovato il tuo anello. Forse no. Ah, questo l'avevamo già letto. Va bene. Quindi andiamo fuori, no? Vedete, sta fatto della barchetta. Come posso aiutarvi? Puoi farci una barca? Certo che sì, sarete i miei primi clienti dopo anni. Portatemi 10 pezzi di bambù e una vela, una vela. Dove cavolo te la piglio io la vela? A proposito, Luce, siete meglio le mie facce. La vela, la sarta Daniel per cucirvi una vela. Ah, ecco, se le portate questo modello, perfetto, ho ricevuto un modello di vela. Quindi vuole 10 bambù, quanti ce ne abbiamo noi? 14, quindi hai voglia. Vediamo se glieli posso dare già i bambù. O devo portarli per forza. No, per forza la vela gli devo portare. Quindi la sarta. Dove cacchio sta la sarta? Vediamo di qua che c'è. Guarda dove siamo, non c'è più quel Libby che dormiva. Ottimo, ottimo, però io prima di andare di là voglio vedere un'altra cosa.
Questo cos'è? Hai preso una lucciola? Cavolo, mi servivano le lucciole, è vero! Le lucciole, prendi le lucciole, vai, godi lucciola. Questo lo prendiamo pure. Mi sa che devo prendere anche quell'altro. Non posso spaccare quella pietra perché mi serve il piccone che mi devo far fare. Qui è tutto chiuso? Ok. Fatto bene a guardare di qua, ho recuperato due lucciole. E qui? Non mi ricordo dove si va qua. Però vabbè, non devo uscire, non devo andare all'ospedale, devo andare a fare la vela. Andare dalla sarta, dove sta la sarta? Qua non c'è. Ma cacchio sta la sarta? Me son perso la sarta. Forse. Ah, vuol dire che è quella. Aspetta, torniamo indietro. Torniamo indietro. Mi sa che è quella là. Musiche sono bellissime. Forse lei è la sarta. Sì, lei è la sarta, quella che faceva i pupazzi. Ehi bimbo, venuto nel negozio. Puoi farmi una vela? Ma questo è il progetto di Wilson per una vela? Sì. Quindi, se finalmente decidi di costruire una barca, sì. Più o meno. Credo di sì. Beh, è una bella notizia. Comunque potrei farmi una vela, ma devi portarmi i materiali e vai a gatherare altra roba. Se riesci a portarmi tre fiocchi di lana Korshal dal Ranch Celeste, posso iniziare il lavoro. Ranch Celeste? Sì. Dove tengono i Korshal, no? Che cavolo ne so io? Hai la faccia di uno che non c'è mai stato. Esatto. Ok, bimba, ecco cosa devi fare. Cerco una pianta di fagioli smeraldo molto alta e dovresti poterci arrivare. Di solito riescono a nord del villaggio dove le scogliere incontrano l'orizzonte. Ma c'è un problema: la tempesta ha probabilmente abbattuto quasi tutti, perciò ne sono state piantate di nuove. Ci metteranno un po' a crescere. Cazzo, andiamo a vedere. Ma io ce l'ho dell'acqua a proposito. C'è un secchio con l'acqua, no? Eccolo là. È questo. Germoglio di fagiolo smeraldo. Come faccio a farlo crescere? Credo che sia vicino a capire dove si trova il loro nascondino. Vabbè, che cacchio vuoi? Ci vuole dell'acqua. Il secchio è vuoto. Porca puttana. E dove lo riempio? Il pozzo. È vero, il pozzo. Vai giù. Sto comodo, niente, non fa niente. Qui c'ero sceso io. Scendi giù. Non posso riempire. Ma sti fungi? Ehi. Ehi. Sei Tousan. Nessuno in casa? Sti funghi non ci faccio nulla. E qui non posso spaccare perché non ho il piccone. Quindi è inutile. È stato proprio inutile venire qua perché l'acqua non la posso prendere. Devo tornare veramente all'ospedale. Può essere. Proviamo. Oh. E qui che c'è? Siamo venuti alla locanda. Volete dormire qui? No, grazie. Non voglio dormire. Ciao, bel giorno. Se proprio devi. Qui dov'è che arrivavamo? Ok. C'è la luna in mezzo, mari, mamma mia, mamma mia, dai.
Ciao carta. Oggi ti ho visto giocare, eh? Ti ho visto giocare oggi, bravo. Però leggevi poco la chat, eh? Eri distratto dal videogioco. Eri molto distratto, la gente ti faceva domande e tu niente, tu restavi là a giocare. Vabbè. Riempire secchio, sì. Ok, c'è il secchio pieno. Vediamo se funziona sta cosa. Vediamo se funge. Magari non funge. Rispondevo dopo millenni. Sì. Vabbè, sì, devi farci l'abitudine. Piano piano. Piano piano. Ma poi non capivo. Io ti avevo chiesto. Magari mi avevi risposto che poi ero dovuto andare via. Cioè, ho tenuto un po' la live aperta, effettivamente. Perché non ti scriveva la chat sulla PlayStation? Capisco che la chat sulla PlayStation era ferma. Invece, vabbè, ovviamente su Twitch andava e tu la leggevi tranquillamente. Era un problema della PlayStation, o era proprio così apposta? Non mi fa usare il sec. Ah, no, si blocca a volte. Che rottura di coglioni. Non posso usare questo secchio per farlo crescere. Come lo fa? Ci vado su per far fa la vela. Un problema. Vedete, vediamo prima questa grande isola nel cielo. Questa isola, vabbè. Se ci fosse un altro mondo, forse ho capito. Ok. Va bene. Magari. Potrebbe essere, faccio un test. La musica mi piace tantissimo. Proprio bella la musica del gioco. Purtroppo in un gioco di sparatine è difficile guardare le TV e portatile. Sì, è vero. No, beh, dipende dal gioco poi a volte, sì, c'hai ragione. Comunque, se pensate a che gioco portare domani. Ma giochi solo da PlayStation poi? A proposito, che facciamo sto giochetto qua? Voglio vedere se io faccio alzare questo. Non posso farla crescere di più di così? Non posso. Il portatile esplode. Sì, per adesso. Vabbè. Beh, lo sai che io ho cominciato così, effettivamente. Oh, ma questa sta qua. Ehi là. Cosa state facendo? Oh, hey. Ti sei spostata? Sì, alcuni amici stanno cercando di fare qualcosa di speciale per le persone di questo piano d'ospedale. Ci chiamiamo il re della Shikamaru e siamo in missione. Ah, loro sono in missione. Beh, sai che la vecchia sala d'attesa è andata distrutta, sì. Non so se l'hai saputo, ma hanno finalmente finito di ricostruirla. Un'ottima notizia. Ovviamente un momento abbastanza vuoto, perciò stiamo cercando di donazioni per poterle riempire di cose divertenti. Puoi aiutarci comprando oggetti da me o dai due ragazzi accanto a me? Siamo tipi a posto. Ehi là, ehi, hey, ehi! Hey. Che posso comprare da voi? Che posso comprare da voi? Qualcosa, sì. Vediamo. Ah, un problema, eh? Guarda, per ora no, per ora nulla, perché poi magari mi servirà qualcosa fra quelle. E io non ricordo quanti soldi ho, quanti G ho, che qui non li vedo, non li vedo quanti G ho. E si vedono i soldi. Ah, 150, eccola in basso. E 150, ma effettivamente ne ho accumulati un bel po', eh? Non mettete a letto. La porta è chiusa. Qua che. Questa chi è? Ciao caro, sto solo facendo visita a mio marito. Spero sempre di trovare l'umore giusto per parlare, ma. Sai come vanno le queste cose? Ha dei giorni buoni e dei giorni meno buoni. Sì, cosa so cosa intendo. Qua mi sa che io. Oddio, forse non me lo fa fare. Si sposti? Stiamo facendo il nostro meglio per sistemare le cose dopo quello che è successo, ma non abbiamo molti materiali al momento. Come vedi, viene ancora dell'aria già da questa sera alle mie spalle.
Certo, se il presidente di questa stanza la smettesse di sgattaiolare là dentro, forse riusciremmo a sistemare questo muro. Continua a prendere materiali vivi per andare a scavare fuori nel fango, credo stia cercando un tesoro sepolto. Quindi a me non mi fa passare di qua. Se parlo con lui. Ehi là, serve qualcosa? Come va? Che stai bevendo? Ah, un odore così cattivo, è una nuova missione di tè che stavo sperimentando. Poi è stato il mio primo raidino e mi sono trovato spiazzato. Ho un problema maledetto, devo sistemarlo o abituarmi. Che problema hai? L'infermiera non sembra molto contenta del fatto che mi metta a bere cose sperimentali, ma non mi importa. La gente qui non è entusiasta di molte cose che faccio. Ah, le cuffie. Oh, vabbè. Che problema ti danno le cuffie? Serve qualcosa? Sentivo del ladro, le date le infermiere di notte, qualcuno di vigilanza da queste parti, è stato rubato qualcosa. Il ladro deve avere accesso a delle aree dell'ospedale in cui noi pazienti non possiamo entrare. Che rischio associato se secondo te la reazione? No. Questa abbiamo già letto, questa cosa. Deve essere molto piccolo per riuscire a passare da lì. Ma qui nessuno mi dà retta. Pensano che tutti mi abbiano dato di volta il cervello. Non riesco a farmi piacere essere RPG Maker. Ma sai che io tanto 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 tempo fa. Aspetta che leggo carta. Niente, che non sono abituato a parlare mentre le ho messe. Vabbè, allora ti devi abituare. Dicevo, Cippo, sai che tanto tempo fa ho sviluppato un piccolo gioco RPG Maker, ma. Ed era basato su Magic the Gathering perché c'era un concorso che uno doveva sviluppare un videogioco con tema Magic. Abbiamo fatto assieme degli amici. Da veramente quanti anni fa sto parlando, manco me lo ricordo più. È incredibile. No, ciao, posso... è incredibile cosa. Vabbè, a dopo. Niente. Sta pianta facciamo crescere. Facciamole crescere tutte. Ah, il secchio è già pieno d'acqua. E secondo me se io faccio crescere queste piante, eccolo là, escono pure dall'altra parte. Però per esempio ho preso Octopath Traveler, però è un Real 4. Devo provare a tornare di là, devo vedere che simbolo c'era su quel cavolo di vaso, che non ho guardato che simbolo c'era sul vaso, avevo sbagliato. Quello per Switch nell'RPG 2D così, l'hai visto sicuro? Come può essere? Oh, ciao Claude! Ologramma, siamo nella terra e nell'acqua, nessuno tranne te può salvarti e salvarla. Isola ogni parte di te davvero e in ogni minima parte vedrai l'intero. Ma che cosa ti è successo, Claude? Buonasera comunque. Allora, sì, vado su. Se no mi faccio l'altra quest, vado a vedere nella foresta di Mori Moria, come cacchio si chiama. Vediamo se si è alzato qualcosa. Si è alzato, lo sapevo io! Wow, era quello con la X! E lui si è alzato! Guardalo, guardalo! Saliamo su. Salire sulla pianta. Oh yeah! È una canzone. Guarda! Ci sono i pecori! Ma che cosa bellissima! Legna? Prendi la legna. Bravo, prendi la legna. Ma sono pecore! Beh, queste mi servono. Sì, è un RPG. Cioè, oddio, no, non è un RPG in realtà. È molto più simile a To the Moon. Più che RPG, c'è una storia. Non devo evolvere i personaggi. Però è fatto con RPG Maker, per questo mi sono un attimo incartato, scusami, Claude. Sì, storytelling, sì. Altre creature da oltre il mare. Come posso aiutarti? Mi serve. Ah, la lana! Mi serve la lana di Korfsal. E così stai cercando la lana di Korfsal, eh? Sei nel posto giusto!
Devo fare una vela. Con la visione volevo creare un gioco. No, non è tanto difficile. Devi. Guarda, se c'è le idee chiare. Per iniziare non ti serve neanche disegnare le cose, perché ci sono dei disegni base. Vabbè, forse già lo sai. Però ancora, diciamo, l'abbiamo abbandonato. Ok. Normalmente ti farei pagare, ma incontrare giganti da oltre il mare non succede tutti i giorni. Tre fiocchi di lana, serviti. Oh, grazie. C'ho la lana. Comunque è abbastanza impegnativo, ci devi dedicare. Ci vuole tempo. Bene, così c'ho la lana. Vediamo se c'ho altro da prendere. Io non posso andare. Vado da questa. Ma quelle sono uova. Aspetta, aspetta. Sono uova quelle là sopra. Ma non posso salire, quindi. Prendiamo le altre bacche. Io raccolgo tutte le bacche. Vediamo se posso entrare in quella casa. Altra legna, la prendiamo. Gatelo tutto, gatelo, prendo tutto. Eravamo in due, non è semplice mettersi d'accordo per fare le cose insieme. Se si hanno idee e orari diversi, è tutto un casino, sì. È abbastanza un casino. Devo dire, quando ci abbiamo provato noi, che poi qualcosa l'abbiamo fatta alla fine, eh. Però non era male come idea in generale. Ok, forte però. Ah, magari lo riprendi per i fatti tuoi. Dicevo, noi eravamo in tre, se non ricordo male. C'era un ragazzo che mi scriveva la storia, io facevo lo sviluppo e l'altro non ricordo che cosa faceva, forse un po' di grafica, mi dava qualcosa. Sì, prova, perché no? Io parlo con questo tizio qua. È un artigiano Libli. Le gigante della mia capanna, la notizia delle migrazioni artistiche è giunta fino oltre il grande mare. Beh, in questo caso abbiamo alcuni oggetti speciali in vendita. Cuscino, servizio da te. Bulbo celeste. No, però non compro nulla senza motivo. Però so che questo mi può vendere delle cose. Ma qui c'è dell'acqua. Niente, non serve a nulla. E scendiamo, andiamo a far fare la vela. E posso dare anche le bacche a. Ciao, Rio. Sta andando abbastanza bene, vedi, sono riuscito a salire sopra. Sono andato su. E ora mi sto facendo fare la vela. Aspetta, ma qui non c'ero andato? Strano. Ah sì, ci sono andato, solo che poi non ho preso quest'altro bambù. È la prima storia per svegliare il gigantone, l'abbiamo fatta. Dai, i nomi di questi personaggi non me li ricorderò mai, però. Tenga il materiale per costruire la vela. Fammi la vela. Vuoi scambiare tre fiocchi di lana per una vela? Yes! Hai ricevuto una vela? Ammazza, era veloce. Quindi è finita la storia di Gemma? Sì. Finita la storia di Gemma. Bella, bella storia. Quindi abbiamo la vela. Dove cavolo stava? Devo andare tutto a destra. Anzi, no, prima di andare a destra, portiamo le bacche al tizio qua. Che mi ha chiesto le bacche e le ho raccolte tutte. Ehi, ce l'avete fatta? Sì? Certo, gli do le bacche. Grazie a voi ci sarà abbastanza succo di bacche stasera per tutti. Quando inizierà la notte delle stelle, parlate con il capo e ci convenerà lui. Va bene. Almeno questa mini quest pure è fatta. Penso che devo farle tutte le mini quest per far iniziare la notte delle stelle. Sì, l'ho sentita la canzoncina, sì. E Cippa si è addormentato con quella canzoncina, ti dico tutto. Sì, è molto carina comunque. Ma era solo una prima parte. Beh, credo che debbo. Sto pensando. Ho i materiali per farmi fare il piccone. Che voleva per il piccone? Non me lo ricordo. Andiamo a vedere. Che un pochettino di cose le ho raccolte. Però non sono sicuro di aver tutto per il piccone. Rami di canfora, pietra luce e pietra no. No, non ho le pietre, quindi no. Il gioco si doveva chiamare Tales of Icarum, Chaos of Yggdrasil. Beh, l'ultimo nome è un po' illeggibile. Fino a Icarum ci arrivo. È il caos di Yggdrasil.
No, le pietre non ce l'ho. Non ho le pietre. La canfora sì. Le pietre no. Vabbè. Andiamo a farci fare la barca, dai. No, sono bloccato qua. Sicuramente lo leggerò male, però intanto lo leggo così come lo vedo. Yggdrasil è l'albero della vita norreno, ciò che sosteneva i regni mortali e divini. Quindi esiste davvero quel nome, cioè non è inventato, avete fatto una ricerca. Corso ciclo di vita e morte. Ah, ok. Ok, vabbè, allora ditemi quel nome. Allora, facci sta barca che ci abbiamo tutti i materiali. Per scambiare. Certo. Un momento, prego. Sì, un momento costruisce una barca questa. I mortacci tuoi, la faccia della barca, oh. Sì, naviga. E l'orso dov'è? Dove è andato l'orso? Stava qua. Eccolo. Ma che cazzo? Oh, c'è un orso, scappa! È buono, guardala che bello disegnato così. Che accidenti fate sulla mia isola. In fondo stiamo parlando di Laura Shigihara, che ha fatto la canzone finale sia di To the Moon che di Finding Paradise. Veramente? Sì, è lei che ha sviluppato il gioco, è davvero bravo con le canzoni. Ha fatto anche molte altre canzoni per videogiochi, perché queste le canzoni di questo sono tanta roba. Ma effettivamente, porca vacca, ma sono tutte le canzoni belle di questo gioco. La storia di Icarim inizia un tempo a venire, dove tutto era prospero ed ogni persona viveva in pace l'un con l'altro, utilizzando la magia donata dagli dèi per rendere la propria vita più semplice. Tutto andava per il meglio, ma l'albero della vita, Yggdrasil, stava perdendo sempre più il suo potere, lasciando andare via la purezza per dar vita alla magia oscura. La magia oscura dilagò sul mondo di Icarim, corrompendo i tre più grandi maghi di quei tempi. Ammazza, bella però, eh? Arrabbiando la loro mente e rendendoli inconsciamente malvagi, i maghi vennero chiamati Leviatani. La regione di Icarim stava cadendo nell'oblio. Wow. Dai, l'incipit è molto carino. Dai, fallo sto giochino, così lo giochiamo. Dai, Claude. Minchia, si è incazzato l'orso qua. Ci sta molto. Vabbè, immagino di sì, Claude, hai voglia. Se ci avete lavorato un po'. Adesso mi stia a sentire, signor orso. Perché la storia reale avviene dopo, secoli dopo? Ah! Quindi quando stai già nell'era oscura? Cioè, nell'oblio. Mi sembra il modo di parlare a due brave persone venute a farle visita? Cos? Voi sareste venuti a farmi visita a me? Sì. Ma certo, abbiamo sentito che non le sarebbe dispiaciuto avere visite. Sì, vai, vai, scrivi pure, scrivi pure. Oh, grazie. Ma sono impegnato. A far che? A girare nell'isoletta? Devo trovare una cosa che ho perso, perciò fareste meglio andarvene. Cosa stai cercando? Non sono affari tuoi, bimbo. Minchia. Forse se ci dicesse cosa sta cercando potremmo aiutarla. Davvero mi aiutereste? Certo. Oh, wow, beh. Immagino che se volete aiutarmi sarebbe proprio carino, sì. Ma meglio per voi che non ridiate quando vi dirò cosa sto cercando. Aspetta un attimo, orso, che devo leggere che mi ha scritto Claude. Ma il mondo non aveva intenzione di arrendersi. Tre eroi di Icarim, i tre grandi guerrieri maestri d'arme e tre grandi elementi, fuoco, tuono e ghiaccio, si riunirono e crearono l'elemento della luce, con cui fecero risplendere il loro mondo. Il potere oscuro fu proibito e la magia limitata solo agli allievi dei tre eroi. Ma le sedi della grande guerra avevano lasciato tracce di corruzione e vi è ancora oggi chi ambisce a tali poteri proibiti. L'era di Ra è solo l'inizio. Ra, quindi anche gli egizi? Beh, sì, sicuramente hanno fatto un lavoro di ricerca, Rio. Perché quello che mi diceva che comunque l'albero
Sto cercando il nome, l'albero Yggdrasil, cioè esiste veramente nella cultura. La cultura di cosa mi hai scritto? L'avevi scritto prima. Vita Norrena, ok. Cos'è? Aspetta. I vichinghi, credo. Specialmente sulle religioni antiche. Eh sì, infatti. L'ho vista in chiesa. Tipo Ra, ad esempio, religione egizia. Punto. Allora. Dun, 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 dun. Sì, Norrena, ovvero vichingo, ok. Non ho detto cazzate, per fortuna. Vediamo cosa sta cercando, non lo faremo mai. Ok. Ho perso un carion. Caspita, io ce l'ho il carion. Ce l'ho il carion. Se potessi aiutarmi a trovarlo, ve ne sarei molto grato. Vuoi dire questo qui? Infatti, glielo do subito. Abbiamo usato il carion rotto. Mi avete portato il carion? C'è un problema, però. È rotto! Non si preoccupi, sono certo che troverò un modo per ripararlo. Conosce qualcuno da queste parti in grado di riparare gli aggeggi meccanici? Beh, qualcuno ci sarebbe, ma non sono stato molto gentile con lui ultimamente. Vabbè, ci andiamo noi. Capisco, beh, forse possiamo andare a parlarci noi. Lo fareste per me? Se non fa il credino. Scusa. Beh, se venite fino a qui, non vedo perché arrenderci ora. Io sono molto attaccato a questi culti antichi. Mi ritengo pagano, quindi conosco tutto questo mondo, è bellissimo. Grande Claude. Oh beh, il fabbro Jackie del villaggio del libro probabilmente può ripararlo. Ah, quindi vado al fabbro. È bravo con queste cose. Andiamo dal fabbro. La barca la lasciamo qua, mi raccomando. Il fabbro di qua. Da sopra. Facciamo prima da sopra. Poi devo tornare nella foresta. Devo tornare nella foresta perché devo prendermi l'altra quest, presumo. Allora, cosa posso fare per voi? Ci serve il tuo aiuto. Certo, questa cosa per voi, in cosa posso aiutarvi? Sai come riparare i carion? Beh, ci posso provare. Qual è il problema? Non sono sicuro. Sembra che le parti a molla siano tutte arrugginite. Addirittura. E beh, forse è meglio che se ci dia un'occhiata tu. Mostra Jackie il carion. Capisco cosa intendi. Beh, vedrò che posso fare. Ma giusta? Il cartone non è giapponese. Aspetta, ma Avatar. Avatar il film, intendi? Rio? L'anime non ho mai sentito, anime che si chiama Avatar. Però è anche vero che di anime giapponesi ce ne sono un fottio. Una notizia buona e una cattiva, porca vacca. Il canadese comunque è molto bello. Cosa mai il libro te lo consiglio anche? Ah no, ok, no, non è il film che pensavo io. Quella buona è che sono riuscito a riparare la scatola, è tutto nuovo e scintillante. Purtroppo il cilindro è ancora rotto. Ti serve il materiale per ripararlo? Possiamo portartene altri? Ah, se fosse così semplice, vedi? Il cilindro è come il cervello del carion. Cavolo. È un piccolo pezzo coperto di puntine, lo so cos'è. Che una volta colpite le melle producono la musica. E come si è rotto questo qua? È talmente danneggiato che non si riesce più a vedere come erano disposte le puntine. E visto che non sappiamo la melodia, non ho idea di dove posizionare le puntine. Se potessi insegnarmi la melodia potrei ricostruirlo. Non conosco la melodia, ma c'è qualcuno che la sa. Mamma, torniamo sull'isola dei Toni e vediamo se può insegnarci la melodia del carion. Buona idea. Tanto che una volta imparata la melodia potrò riparare il cilindro. Grazie, Jackie, di sicuro. Corri! Dai, che poi devo tornare alla foresta, dai. Devo portare avanti la storia. Sto giocando a Randomizer di Kingdom Hearts 2. Avatar la leggenda di Aang e Avatar la leggenda di Korra. Dico sì, vabbè, io ho frainteso, scusami lì. Guarda l'isola di Toni nel frattempo. Senti, orsetto bello. Sì.
Ha riparato tutto eccetto quella piccola parte all'interno che fa la musica, la parte del cervello. Ma la buona notizia è che ci basta dirgli come fa la musica e poi potrà riparare anche quella. Ma insegnarci la canzone del Socarion, Tony. Lo sapevo che era troppo bello per essere vero, ma non ti incazzare! Sì, calmi, sta dicendo che non ricordo come fa la musica? Una volta la sapevo, ma adesso l'ho dimenticata. Non posso credere di averla dimenticata. Io conosco qualcuno che la sa la musica. Tony? Qualcuno ci sarebbe. Vive dall'altra parte della foresta vicino alle terme. Dove chi sa pure adora immergersi. Si chiama Cristina. La troveremo. Grazie. Oh, ehi, a proposito. Non ho molto da dare a un bambino, ma perché non prendete questa? Che mi ha dato? La biglia arcobaleno! I bambini giocano ancora con le biglie, vero? Ah, dove ha detto che stava sta Cristina? Oh, Uma! Ehi, ragazzo! Uma? Mi spiace molto per prima. Non lo sapevo, volevo solo... L'acqua passata. Senti, devo telare? Ho pensato che avrebbero fatto comodo con indicazioni in più. Indicazioni? Fra preparare i fazzoletti, veramente? Dai! Perché mi dice queste cose? State cercando Cristina? Minchia, come fa a saperlo? Sì, beh, il sentiero che conduce lì è bloccato, perciò dovete trovare un'altra via. Provate in ospedale. C'è un'area genere del problema della stanza di Kisaburo. Ciao ciao. Se passo di qua vado in ospedale? Che non mi ricordo. Mi sa di sì. Sì. Gli do la biglia nel mentre. Do la biglia a lei. Ti ho portato qualcosa. Lui sa tutto, lui osserva. Ma è vero, è tipo un dio lui. Sì. Ha dato la biglia arcobaleno a Sue. Oh, Giocolandi arcobaleno! Io ti darò tutte le biglie di questo mondo. Sai, credo ti piacerebbe davvero un mondo. Ti piacerebbe davvero un mondo la Gioconda arcobaleno. È il negozio di giocattoli più magico di tutto l'universo. Wow! E come ha fatto? Gli arcobaleni. Per cominciare, questo negozio di giocattoli è in cielo. E l'unico modo per arrivarci è trovare una montagna speciale dove la coda dell'arcobaleno tocca il terreno. L'arcobaleno è come un ascensore, ci vai sopra e ti trasporta tra le nuvole. Wow! E poi? Ognuno sale a bordo di un piccolo vagoncino attraverso un lungo ponte che porta a un'enorme stanza piena di giocattoli. Che tipo di giocattoli? Di tutti i tipi. Casette? Ah, casette per bambini, orsetti robot, mattoncini, giochi da tavolo, piccole pianole. Perché piangi? E hanno anche marimbe. Cos'è una marimba? Una specie di pianoforte di tamburo. Colpisce le note con dei bastoni chiamate mazze. Va bene. Sì, credo di averle viste lì. Se mai ci andremo, potremo suonare assieme. Posso venire anch'io? Oh, ciao, la mamma di Sabri. Ciao, sera. Buonasera. Posso venire anch'io? Ma certo, sei mio amico, perciò sei sempre il benvenuto. Potremmo fare un sacco di giochi. Questa parte della canzone mi piace tanto. Grazie, mi piacerebbe molto. Sai, i giochi sono belli e tutto, ma bisogna stare attenti a non giocarci troppo. Specialmente quelli rischiosi. Rischiosi? Sì, alcuni giochi ti fanno perdere tanti soldi. A volte la persona che fa quei giochi ci gioca così tanto che si dimentica di passare del tempo con la sua famiglia. Aia. Aia. E a volte quelle persone amano quei giochi più di tutte le altre cose. Aia. Brutta storia. Gioco d'azzardo. Ma la Giocolandia arcobaleno non è così. Perciò non devi proprio preoccuparti per quello. Grazie ancora per avermela riportata. È molto speciale per me. Sei sempre così gentile con me, mi porti le biglie e mi ascolti mentre parlo dei miei pianeti. Fantastico. Scusa se a volte parlo troppo. No, no, tranquillo. Vorrei poterti dare qualcosa di più, ma per intanto ti darò la mia ultima barretta.
sentito che la capo reparto sta cercando di riparare il muro della stanza di Kisaburo, che è quella appena sopra la mia. Non so se hai ancora bisogno di Kurosane in giro alla ricerca di porte segrete, ma se lo fai, sono sicura che un'altra di queste tornerà utile. Mi tornerà utilissima questa barretta. Oh, ciao gaming! Eh sì, secondo me è qualcuno della sua famiglia che ha problemi di giochi d'azzardo, Rio. Credo aver capito, magari il padre. Grazie, Siu. Nessun problema, torna a trovarmi quando vuoi. Buona fortuna col tuo desiderio. Quindi dovevo dargli la biglia, è tutto collegato. Devo andare qua. Bicchia, vedi? Vedi? Lei la sto drogando di barrette. Ma davvero si aspettano che ripari questo? Non sono mica un carpentiere. E il fatto che Kisaburo continua a rompere le assi per andare a scavare nel fango fuori, certo non aiuta. Guarda, le rompo pure io le assi. Ciao, Arrow! Buonasera! Non sei un cacciatore di tesori, Kisaburo. Non so proprio di cosa stai parlando. Mannaggia, basta scappare fuori, è pericoloso. Cosa vuoi fare? Ti offrirò una barretta. Com'è che salti sempre fuori quando vuoi una volta di queste? Credo che andrò a farmi una pausa. C'è sempre tempo per una barretta alle arachidi. Grazie mille, piccolo. E noi spaccheremo queste assi! Spacca tutto! Oh, grande! Spacciatore di barrette di arachidi e misti piccanti. Oddio, che casino qua dentro. Cos'è successo? C'è fango ovunque. È stato Kisaburo? Credo proprio di sì. Cosa credi stia cercando, mamma? Non saprei, caro. Ma deve essere qualcosa di molto speciale, non credi? Mi sa di sì. Questi misti piccanti. Beh, da quando non ho mangiato un paio live, niente, è finita, è diventato un meme, è diventato. Giorno 24, non so ne capisce, raccolgo gli attrezzi. Poco tempo. Devo mandare un messaggio, devo mandare un messaggio, devo mandare un messaggio prima che sia troppo tardi. Vediamo se c'è qualcosa qua in giro che posso vedere. Qua è tutto fango. No, non posso prendere nulla, devo aprire le porte. Forse è qui, vediamo. Questi sembrano dei. Cioè, cosa vi sembra sta cosa? Questi, che cosa sono questi? Perché? Sei diventato Spicy Mix Monaca SPA. Gliene devo 25, mi rovinerò. Occhio che. Ma oddio, scusami, la mamma di Sapri. No! Sei allergica alle arachidi, quindi dobbiamo stare lontano. Smetti di essere. Non è che hai mai capito, Rio. Però mai capito. Porta è chiusa. Questa scala di emergenza in costruzione non utilizzatela. Parlo con te, Kisaburo, la capo reparto. Vabbè. Andiamo di qua. Ah, perfetto. Quindi facile, facile, easy. Ci troviamo dall'altra parte. Wow. Questo mondo è fantastico. Intanto mi raccolgo altro materiale così. Giusto tanto per. Ma Cristina sarà qui? Aspetta, aspetta, aspetta. Ho visto una lucciola. Questa mi serviva. Me la prendo. Così ne ho tre. Andiamo. Tu chi sei? Abitante. Delle visite! È un sacco di tempo che non abbiamo più visite. Allora, cosa ti porta da questo lato della foresta, amici? Ma è bellissimo, Claude, ma tutto il gioco comunque è bello. Stiamo cercando Cristina! Oh, Cristina, è una mia buona amica. Andate ad est fino a raggiungere le terme, poi scendete le scale, la sua caverna è in fondo vicino al pozzo. Quindi est. Allora, cosa vi porta? Cosa c'è qui che stai facendo? Non importa. Anzi, che stai facendo? Chi? Io sto solo aiutando a ripulire prima della notte delle stelle. No, questa è la piantagione di tè in cui Kazuko coltiva le sue piante. Ha davvero un pollice verde. Ogni volta che visita una nuova terra porta sempre le nuove piante o dei semi e li coltiva qui. Non sarà mica un giardino d'arachidi? No, 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 tranquilla, no. No. D'Avena, non è Cristina D'Avena.
Vediamo che dice Rio che non l'ho letto. Dopo tutte queste presenze in tutte le live di Fra, troppi Fra in una sola frase. E tutte le live di Bernix, ormai il mio animo non è più bianco. Gli è vero, Bernie è peggio di me, però Rio. Molto peggio di me. Sì, è ispirato al Giappone, veramente bellissimo. Poi c'è la storia sotto che è veramente molto bella. Ma questo chi è? Un cane? Con le ali? Pookie? Ma è bellissimo! Porca puttana, quanto cazzo è bello sto cane! Wow! Crustina da buena! Che è la Cristina davvero giapponese, quella che fa la musica degli anni prima di Cristina. Allora, intanto prendiamo anche queste bacche, non mi servono più, ma le prendiamo. Sotto che c'è? Parlo con questa. Con questo bulbo. Mi dispiace molto che il povero spirito canino seduto sotto l'albero lassù. Perché ti dispiace? Io sono i Pookie e non so cosa voglio perché si vede di morsi, ma non voglio contrariarla. Posso andare qui dietro? C'è una chest. Hai trovato soldi. Ottimo. E tu? Che fai qua? Più da guardare, non c'è niente da vedere, è proprio un bel niente. Ok, di qua non mi fa passare. Ma c'è un'altra lucciola qua, la prendiamo. I materiali li prendo tutti. Tutti o quasi tutti. Va bene, è dolcissima, Rio. Sì. Che poi l'ho conosciuta anche di persona, Bernie. Veramente una persona molto molto amorevole. Guarda, ma che cos'è quel coso lì? Il mostro del lago ci sta? C'è un mostro del lago? C'è un botto di Cristina in Giappone. E facciamo mentre ci mangiamo la focaccia con il pesto e un negroni Rio. Cosa? Che devi fare? Ah, faccio la pazzia di andare a Genoa. Ok. Oddio. Beh, carino. Oddio che sei una dolce. Le voglio molto bene, infatti. Ah, parliamo con sto coso. Che cos'è? Chisaburo, questa è una fonte rigenerante, sai? Oh, forse non l'ho mai visto. È che mi confondo bene con l'acqua. Mi confondo bene con l'acqua. Io sono Chisaburo, piacere di conoscerti. Piacere mio. Per caso sai se Cristina vive da queste parti? Beh, sì, certo. Prendi le scale e scendi da questo monte. Lei e la sua famiglia vivono nella caverna in fondo vicino al pozzo. Grazie, Chisaburo. Nel frattempo sto guardando se ci sono robe da prendere o da analizzare. Tipo lì c'è. Ah, devo prendere quella caverna lì. Qui c'è una lucciola che posso raccogliere. Ok, qui sopra. Nulla. Altra lucciola. Sto facendo un ambasso di lucciole. Ma devo scendere per il pozzo? Anch'io le voglio bene, tanto che l'ho adottata. Cristina deve avere un idolo. È un idolo in tutti i sensi. Nella grotta. Nella grotta. Ma posso scendere in questo pozzo? Vediamo se posso scendere. Sì. Beh, c'è un'altra chest, direi di andarla a prendere. Che ho trovato soldi che fanno sempre comodo. No, qui non posso andare perché non posso spaccare quelle pietre, quindi no. Risaliamo. Ho trovato 10 grammi, no, sono soldi in realtà. 10G, non so che. Ma di che cosa stiamo parlando? Cristina è un orso? Beh, effettivamente. No, posso parlare con questi piccoli? Oddio che sono carini i piccoli. Belli. Amber, perché sei nella nostra caverna? Perché sei simpaticissimo, devo parlare con Cristina. Scusami, sei tu Cristina? No, perché non ha fatto il disegno grande? Sì, sono io, sono amico dei cuccioli. In realtà siamo qui per conto di Tony. Vai 2 più 2. Tipo è la moglie di Tony? Tony? Non lo conosci? No, no, certo che lo conosco. È solo che non lo vedo da molto tempo. Perché sa di aiutarlo per riparare una cosa? Ma
Mostra che sia il crayon rotto. Ce l'aveva Tony? Porca puttana. Sì. Il Fabbro Jekyll ha riparato quasi tutto. Ma non può riparare il cilindro interno senza sapere la canzone. Fai 4 più 4. No, qui per conto di Tony sembra una minaccia. Tony ci ha detto che tu sei l'unica a conoscerla. Oh. Mi spiace, ma non la ricordo neanch'io. Vuol dire che devo andare a chiedere al vecchietto in ospedale la canzone del Carion? Ah, beh, grazie per i vostri sforzi. Mi spiace di non potervi essere utile. Più utile. Infatti si è aperta la porta lì. Guarda che io devo andare a chiedere a quello in ospedale. Aspetta. Cristi, svegliati. Su, Cristi, andiamo a giocare. Una proposta che non può rifiutare. Dove siamo fottutamente finiti? Un orsetto. Ma l'orsetto è bruttissimo, quell'orsetto, però. È inquietante. C'è la luce? È comunque inquietante. Un globo di neve della Svizzera. E questo diario? Il diario della bambina, aprirlo. I diari non si leggono. Un po' di una bambina. Il diario è chiuso. Ah, grazie a Dio. C'è un biglietto attaccato. Leggerlo, sì. Bene, non osare leggere il mio diario. Ci sono scritte cose da ragazze. Perciò giù le mani con amore, Cristi. Di questo ne sono abbastanza felice. Questo cos'è? Niente. Un libricino. Un romanzo per ragazzi su un detective che risolve un omicidio. Qui, un maglione invernale. Guardare nelle tasche, sì, non c'è nulla. A parte il biglietto del cinema scolorito. Qui dentro, alla luce. È quello che posso entrare nei letti. La TV la posso accendere. Sembra rotta, che palle. Vediamo se c'è qualcosa qui. Quale vuoi esaminare? Ora esaminiamo tutto. Alto a sinistra c'è un biglietto infilato da un paio di calzini bianchi. Leggerlo, ovvio. Ehi, Cristi, non crederai mai cosa ho trovato oggi in camera tua. Un altro passaggio segreto nel muro. Prova a cercarlo, se non lo trovi chiedi a me, te lo dico. Con amore, Benny. Ero in camera tua solo perché oggi si era nascosto sotto il letto. E non ho letto il tuo diario. Va bene. In alto a destra, un armadio pieno di vestiti ripiegati. Vediamo cosa luccica. Sì, ho trovato 5 soldi. Esaminiamo quello basso. Armadio chiuso. Andiamo qui. Nostro assortimento di libri di matematica, storia e lingue straniere. Sopra i libri ci sono impilati gli opuscoli di viaggio verso il Giappone. Sì, ci crediamo tutti che non è letto il diario. Vero? Libro fuori posto, vediamo, guardare dietro, certo. C'è una lettera infilata dai libri. Ovviamente sì. Cara Cristi, questo posto non è per niente male. La casa è grande con tante stanze da esplorare. Alcune porte però sono chiuse. E l'esterno è davvero enorme. C'è un fiume e anche una cascata. Oggi mamma ha trovato una tartaruga. Comunque, appena torni da scuola, andiamo a giocare. Ho un sacco di cose da farti vedere. Con amore, Benny. Una pila di libri di scuola. Sulle donne se c'è scritto qualcosa. Leggerlo, sì. Papà si sbagliava. Questi messaggi scritti così sono inquietanti. Un cesto pieno di biancheria. Ispezionarlo. Niente, solo biancheria. Qui ci sarà una porta. La porta è chiusa. Che merda. E mo'? Devo fare qualcos'altro. Riaccendo la TV. No. Spengo la luce. Devo trovare il passaggio segreto, sì. E credo che possa essere qui il passaggio segreto. Madonna, eccolo!
Wow. Hai letto del muro del passato? Sì. Eh sì. Oh, qui c'è sta musica così inquietante. Non è sul pavimento. Ovviamente devi leggere. Cara Chrissy, come sta la mia piccolina? Stai aiutando la mamma con le faccende domestiche? Stai andando bene a scuola? Quando tornerò a casa ti porterò un regalo speciale, visto che sei stata brava, con amore, papà. Dove scendo le scale. Bello sto muro dipinto così. E questo? Modellino di un aereo. Una scatola chiusa con lo scotch, c'è una scritta su un lato. Leggerla. Spedire a Culver City CA 13. Sai che il 13 me lo devo tenere. Me lo devo tenere a me. Papà si sbagliava a 13. Un bel ritratto di una donna. Il nome è Bonnie inciso sulla cornice. C'è qualcosa scritto di lato? Sì, leggila. Esamina, esamina. Non tornare. Esaminiamo tutti i cassetti. Sto 13 mi perseguita. Perché? Il cassetto è pieno di lettere e cartoni spediti in diversi stati. Quale vuoi esaminare? Quello centrale adesso. Hai trovato la chiave armadio di Christie. Ma c'era un armadio chiuso sopra? Una foto di un uomo in un uniforme da pilota con una bambina presso una scuola. Se volete c'è una scritta sbiadita, leggerla. St. Louis, prima elementare. Porta chiusa, quindi devo andare ad aprire quella. Benny! Benny! E quando si formano questi messaggi così è inquietantissimo. È il mio numero, sin da piccolo e 13 me lo ritrovo ovunque. Quindi era qua l'armadietto chiuso? No, non era qua! Era qua! Era questo? Sì, hai usato la chiave, perfetto. Che cosa c'è? Hai trovato la chiave passaggio, quindi posso andare ad aprire quella porta? Perché si è chiuso? E arriva un'altra parola. Benny was cosa? Tipo Kingdom Hearts, appunto. Hai usato la chiave. Ok, allora vediamo. Posso intanto andare a esaminare questo trenino. Che cos'è? Un trenino giocato con nome Benny, scritto su un fianco. Poi vediamo. Devo. Modellino di aereo. Che modellino di aereo che non mi fa passare. Quindi devo alzare questo. Sto sbagliando qualcosa? No. Ok. Ho trovato la chiave della stanza di Christie. Aspetta, c'è qualcos'altro. Cosa? Sembra una lettera mai spedita. C'è persino il francobollo e tutto il resto. Dice solo per Tony. Meglio non aprirla. Quindi la portiamo a Tony. Possiamo tenere da Tony la prossima volta che lo vediamo. E questo strano disegno è legato alla lettera. Che cos'è? Questo, beh, non ne sono sicura, ma dovessi indovinare direi che sembra un progetto per costruire delle ali, non credi? Cosa? Sembra disegnato da un bambino piccolo. Guarda cosa c'è scritto dietro. Se voglio vederlo, devo costruire delle ali. Studiamoci questi progetti. Forse potremmo pure costruirci delle ali usando i materiali sparsi per la casa. No, vabbè. Che ne pensi? Sì. Oh, ecco i progetti. Come costruire delle ali by Christie. Quindi colla. Aspetta, non ho finito di guardare. Togli sto coso. Allora, sei piume, della colla, fasce di zaino, volare da papà, 8 bastoni, piume, bastoni, colla e fasce. Hai trovato il progetto, hai trovato la lettera, a posto. Sei piume, 8 bastoni e fasce di uno zaino e colla. Non dovrebbe essere difficile. Sì, ma dove stanno? No! Oh! Spostato questo, non volevo. Sopra sicuramente ci sarà scritto qualcos'altro. Sì. No, Benny è stata qui. Oh. Ok. Hai trovato delle piume. Hai trovato 2 bastoni.
Non c'erano prima quelle ceste. Qui. Niente, biancheria. Forse posso aprire questa porta. O no? Sì. Posso aprire questa porta. Grande. Ma cosa? Ora vai di enigmi. È vero, forse Kingdom Hearts 3, sì, l'ho visto pure io, mi sa. Intanto lasciamo uscire delle cine. Chiaria, mi sento male, oddio. Attenta, Cristi, li vedi? Guarda che bella Cristina, ma è bellissimo questo orsetto! Quanti pesci! Voglio mangiarli tutti, no, tutti no. Presto. Devi essere molto silenziosa, dobbiamo ascoltare con attenzione, così saprai quando è il momento giusto. E se non lo so, saprai. Guarda, Cristi. Lo vedi? Si siede crollando. Riprenditi, Claude. Dove? No, ancora no. Eccolo il pesce. Adesso lo vedo. Preparati. E ricordati cosa ti ho insegnato. Ce l'hai fatta! Si è mangiato lupish! Due schiaffi. La mia piccolina ha preso il suo primo pesce. Oddio, ma in che senso? Ma perché? Papà, ce l'ho fatta. Ho preso un pesce. Basta! Sapevo. Perché non scrivono salmone? Sapevo che ce l'avresti fatta. Sono così orgoglioso di te. Dove siamo finiti? Questa non è una stanza. Vedi, doppi senso ovunque. Sì. Scusa, qui. Chiuso. Chiara, questa casa è enorme. Ok. Wow. Vediamo che dice la lettera. Sul pavimento c'è una lettera indirizzata ai genitori di Cristina. Leggerla, ovviamente. Sto iniziando a percorrere seriamente di Cristina. Prima prestava attenzione in classe e faceva regolarmente i compiti. Può andare dove c'è solo la luce accesa? Non ci ho fatto caso della luce. Ultimamente però ha molte difficoltà a concentrarsi durante le lezioni. E solo nell'ultima settimana ha scordato di fare i compiti per 3 volte. No, no, ho sbagliato, ho cliccato 2 volte. Quindi qui non posso andare. Interruttori blu, rosso e giallo del piano di sotto devono essere tutti accesi per poter accendere l'attico. Quindi devo andare al piano di sotto. Ah, le luci accese sopra, ok, grazie. E qui? Sono altre porte. Qui le luci come le vedi? Sarà questa? Che bel bagno. Un asciugamano. Riempire, ovviamente, che sì. C'è il secchio? Sì, riempimi il secchio. Una grande vasca. Questi saponi non li vende. Qui c'è la doccia pure. Bagno inutile se non per l'acqua. Incominciare anche te con i misclick. Qui non ci posso entrare. E invece sì. Ma sai, è facile fare i misclick lì, eh. Purtroppo è semplice. Sbagliare. Ah, qui c'è una chest. Trovato delle piume. Un cesto pieno di biancheria. Cosa c'è dentro? Ho lasciato la busta delle tasche nei pantaloni. Leggere, sì. Tesoro, Cristina mi preoccupa. La sua maestra ha chiamato oggi dicendo di avere brutte notizie. Credo dovremmo parlare con. Con cosa? Con chi? La maestra. Andiamo giù? O andiamo. Aspetta, che prima voglio andare a destra. Prendo l'ossigeno intanto. Povero Claude.
Qui c'è un aeroplanino. Qui c'è un'altra porta aperta. Ok, un altro bagno. Vediamo cosa c'è qua nella biancheria. Qualcuno c'è dato una busta. Ok, leggere. Sì, sembra che i bambini si siano fatti il loro circolo segreto. Non è sull'albero, a quanto pare da qualche parte dentro casa. Penny l'ha accennato oggi. Forse hanno trovato una stanzetta collegata a uno degli sgabuzzini. Tutto ok, lo compro 3 volte. Dai, Claude! Ma finché sono sicuro, non importa, potresti comunque tenere d'occhio mentre vado al negozio. Ci metto poco. Questa vasca è vuota? Sì. No. C'ho già il secchio pieno d'acqua. Mamma, vieni qua. Ok, dormiamo. Dai, mi metto a destra e a sinistra. Dove vuoi stare? Destra e sinistra. Destra e sinistra, destra e sinistra. Ah, mamma, ferma! Ok, basta, mi sono calmato. Qui che c'è? Una pila di maglie di flanella ben ripiegate. C'è una piccola scatolina infilata sotto la maglia con un biglietto legato. Oh, ciao, Kovu. Rago in Italia. Yes, please. Come si dice buonasera? Non mi ricordo buonasera, perché utilizzo sempre good morning, good evening, credo. Comunque ciao, Kovu. Le urla però come sempre, sì. Good evening, ok. Good evening, Kovu. Sorry for my bad English. Sorry. Probabilmente convulsi come minore, con un pupazzetto in mano. Allora, vediamo che c'è qua, con sotto una maglia con un biglietto legato. Leggere il biglietto, sì, Benny le ha trovate, così abbiamo deciso di buttarle. Non arrabbiarti con noi, non ti fanno bene. Con amore, Benny e Christy. Vediamo in basso a destra, un altro pezzo di carta, leggiamo. Segnalato che viene preso in giro e spinto dai suoi compagni di scuola, quindi questa è una nota. Don't worry about it. As long as you're having fun playing the game. Sì. Poiché viene infiltrato e preso in giro, per lui è difficile costruire solite relazioni interpersonali. E qua abbiamo finito. Qui un cavolo di niente. Vediamo. Questa è la macchina del caffè, eh? Una tazza di caffè caldo. Ma che ci fa qua? Nella stanza da letto. È già libero. La guida dell'elevatore al nord-est. Sembra qualcuno abbia scritto qualcosa all'interno del libro. Sì, controllo. 13 passi nello sgabuzzino. 13 passi nello sgabuzzino. Questa porta è bloccata. Esaminiamo la pianta. Niente. 13 passi. Andiamo sotto. Sta musica è inquietante. Sempre di più. Abbiamo trovato altre chest. Baule chiuso. Baule chiuso. No! Una scatola chiusa con lo scotch. Cristi non vuole andare, mi prendono in giro. Lo sai, queste interruttori sono i loro corrispettivi alimentatori. Questi alimentatori hanno colori diversi e sono posizionati all'interno della casa. Diverse combinazioni di acceso e spento avranno diversi effetti all'interno dell'abitazione. Cavolo. Una libreria stracolma di libri in tutto il mondo. Impossibile usare l'interruttore finché il suo alimentatore non sarà acceso. Ah, devo trovare gli alimentatori. Cavolo. Cavolo. Cerchiamo gli interruttori. Bagno. Sembra che qualcuno abbia scritto qualcosa sul muro dietro l'asciugamano. Yes, 13 passi nello sgabuzzino. Di nuovo! La
Carta igienica, prendila. La mamma non è entrata qui. Perché la mamma non entra in bagno? Rispetta la mia privacy. Questa la farò crescere. Oh! Sì, arrampicati. Fammi vedere. Hai trovato due bastoni, ottimo. La scatola chiusa con lo scotch e c'è una scritta sul lato, leggerla, sì, e spedire a Andy Cott. Toilet Flapslot. New York. Qui che c'è scritto c'è una lettera sul pavimento. Leggila. Non so se leggerai mai, ma credo che dovresti fare o dovresti vedere cosa ha scritto tua figlia. Non è facile, stiamo soffrendo tutti, ma devi parlare prima che sia devi parlarle prima che sia tardi, Tony. Ha bisogno di te adesso. E la TV? Televisione rotta. Calendario? No, fermo. Calendario? Niente. Ah. Ok. Però io torno giù da qua. È una scorciatoia. Sì, accendi la TV. Rotta. Secondo me non è rotta, secondo me non c'è proprio energia elettrica. Sì, apri l'armadietto, è vuoto, vediamo questo. Gli serve il segreto di merendine. Ma non la prende? Non la prende? Guarda male, chiama l'ambulanza. Poi ho respirato sugli occhi e si sono registrati. È impazzito Claude, non gli dovevi dire quella cosa, Rio. Questa è chiusa sicuramente, non ci posso entrare perché dice che posso entrare solo nelle luci accese. Vediamo che c'è in questo armadio. Chiuso. Aprire, sì. I piani sono adornati con antichi set di tè e piatti decorativi. Uguale di qua. Bello questo tavolo. Qui posso uscire? Quanto non lo prende? Lavandino, riempilo. Yeah! E io mi riempio di nuovo il secchio. Riempi i secchi di merendine, messi piccanti. No, l'ho riempito d'acqua. Allora, qui c'è un frigo. Che c'è in frigo? Lista della spesa. Patate, piselli, fagioli di lima. Latte. I fagioli di lima non sono pesante digerire, che sono di ferro. No, qui non c'è nulla. Questo cos'è? Niente. Andiamo giù. Che spreco, belli misti. Sì. Uno zainetto rosso da bambino con le fasce staccabili. Prendi le fasce. Sì, prendi le fasce. Che io mi devo fare. Questo devo vedere. Guarda il progetto. Sì. Sei piume, fasce di zaino, otto bastoni e la colla. La colla non l'ho trovata. Fasce di zaino, bastoni 4. Le piume, quante ce ne ho? Due. E ancora. Sì, sono in alto mare, sì. Devo girare anche tutta la casa, vedi? Tipo devo accendere qua. Devo accendere questo. Un mucchio di cartoline legate insieme con un elastico. Molte sono troppo rovinate per poterle leggere. Tuttavia, riesce a leggere cosa c'è scritto. Sì, alla mia famiglia sono arrivata a Londra in perfetto orario ed è un bene perché mi dicono che c'è una grossa tempesta in arrivo. Obbedite alla mamma e mangiate le verdure. Mi mancate tutti molto. Con amore, papà. Ah, cavolo. Una pendola. Un bellissimo quadro. Qualcuno ha inciso un messaggio nell'angolo in basso a destra della cornice. Tony dovrebbe essere il vecchietto che c'è in ospedale, no? Sì, leggilo, non è pazzo. Credo che sia lui o qualcuno legato a lui.
pila di libri, c'è scritto qualcosa, sì. Basta prendersela con me. E qui che c'è scritto? Un cavolo di niente. Un aspirapolvere, usalo. La scatola chiusa con la scotch c'è una scritta. Sì. Spedire a Westmeister Coma. Perché tutti sti pacchi da spedire? Questo è strano. Apri la chest. Altre piume. Mangiastri. Qui vediamo una libreria stracolma di libri di tutto il mondo. Niente. E non c'è nulla. Quindi abbiamo attivato interruttore blu. Con la portafinestra ho provato a uscire, sì. Qua sopra non ci sono ancora andato. Andiamo su. L'ha fatto già la mamma di Sabri, già l'ha fatto Bernie. L'ha portato prima di me. Infatti Rio me l'ha consigliato perché l'ha visto da Bernie. Ah, questa era chiusa, sì, c'ero già andato. Quindi dobbiamo andare alla parte dove ci sono gli interruttori. Che è qui. Posso accendere questo blu? Ok. Questi restano chiusi, no? Credo che si sia accesa qualche altra stanza. Esatto, si è accesa questa stanza. Ricorda 13 passi nello sgabuzzino. Sì, 13 passi a destra, mi pare. È assolutamente perfetto. Incredibile quanto somiglia a Cristina. Guardala che bella. Io ancora non sono entrato su questa piattaforma. Devo spedire questi piccanti per farti concorrenza. Brucia i pacchi, fra. Caspita, caspita. Adesso sei una sorella maggiore, Cristina. Come ti senti? Non è gelosa, sono molto contenta. È come se avessi aspettato per tutta la vita di avere un fratellino. Finalmente hai qualcun altro con cui giocare. Insegnerò tutto quello che so. Tutti i giochi più divertenti, i posti migliori per nascondersi e acciuffare i pesci. Sarò la sorella maggiore migliore del mondo. Sì, ne sono certo, Cristi. Che carini. Pianoforte. Una lettera che sembra essere stata scritta da un bambino. Leggerla. La voce comincia ad andarsene. Cara Cristi, mentre eri a scuola dei grandi, ho trovato questa stanza piena di piccoli pianoforti. Bello, eh? Ma ecco la brutta notizia. Sono tutti rotti. Ogni piano funziona? In ogni piano funziona solo una nota. Strano, ma se vuoi suonare un vero piano, ce n'è uno al piano di sotto con amore, Benny. Capito. Devo trovare la melodia giusta. Ok, sicuramente c'è un modo più facile per farlo. Vabbè, però l'ho fatto. Vieni qua. Wow! Fammi cadere sotto. Non mi ha fatto cadere di sotto. Però a proposito di sotto, che c'è qui sotto? L'altro pianoforte. Prendiamo un'altra piuma. Qui c'è una scacchiera. Esaminare la scacchiera, sì. Questo mi servirà. Questo sicuramente mi servirà. Basta con il 13, basta. Ah, l'ha fatto il 13 novembre. Wow. Questo me lo dovrei memorizzare sicuramente, però vedo. Aspetta, fammelo guardare di nuovo. Ho detto fammelo guardare di nuovo, scusami.
Dovrò capire poi dove mi serve. Un tamburo. Tamburo giocattolo, pianoforte. Un pezzo di partitura con una semplice melodia sistemata sul pianoforte. Eseguirsi. È quella che abbiamo fatto sopra. Vabbè, immaginavo che fosse così. Però è relativamente semplice da fare. Soprattutto perché si sono accesi i pianoforti. Se non si fossero accesi, mai. Quindi posso andare in quell'altra stanza. Prima a fare una foto e segno. Eh sì, è vero. Non sai che c'è ragione. Devi farmi. Ora non ci posso entrare. Devo fare uno screenshot. Tiene questo? Vediamo che succede qua. Stiamo vedendo la storia di questi bellissimi orsetti. È facile quando i pianoforti si accendono. Oh, ok, Benny. Oggi ti insegnerò come essere un detective. Sì, non vedo l'ora. Guarda che carino pure questo. È bello. Cioè, hanno fatto dei disegni troppo belli. Prima lezione, noi orsi abbiamo un ottimo olfatto. È il nostro strumento più importante. Più di una lente di ingrandimento? Ha voglia. Sì, più di quella. Può vedere? Guarda. Adesso chiudo gli occhi e uso solo il mio naso per trovare dei funghi. Oddio, si butta in acqua. Li ha trovati? Funghi! Wow, non hai sbirciato neanche una volta. Capito? La prossima cosa da sapere quando stai cercando un cattivo è come seguire le sue impronte. I cattivi lasciano sempre le impronte. Proprio così. Quindi quelle impronte di chi sono? Vedi queste impronte? Non sono di papà, no? Sono di un cattivo. Hai proprio ragione, Benny. Ma non è tutto. Guarda qui. Che il miele? C'è del miele qui. Chi l'ha messo lì? Mi avete beccato il papaya! Chi l'ha messo il papà? Nonostante quando sono qui, mi ero messo un po' di soldini da parte per rubare alcuni canali, invece per colpa di retrunque da quanto sono dovuto pagare 400 euro per rubare la macchina. No, non ci credo, la mamma di Sapri, no. Bastardi, mi dispiace. Il cattivo è papà! Scappiamo! Non lo scampo con delle stabilità del detective. Bellissima sta parte. E mi dispiace comunque per quello che è successo alla mamma di Sabri. Oh merda. Però era così la scacchiera. C'aveva comunque queste posizioni. C'è una lettera, vediamo. Cara Chris, quando tornerai da scuola ho tante cose da dirti. Ho trovato un altro passaggio segreto, ma questa volta era nello sgabuzzino di sotto. Hello, Jujuma! Ciao, Jujuma! Sai, quello in cui la mamma tiene l'aspirapolvere? Si collega a tutta la casa. C'è anche la porta. Quindi lì dove c'è l'aspirapolvere c'è un altro passaggio segreto. E c'è anche una porta chiusa lì dentro, ma stavano arrivando gente, perciò sono dovuta scappare prima di aprirla. Credo di aver trovato la chiave che apre quella porta. Proviamo più tardi mentre tutti dormono. Con amore, Benny. Ah, qui c'era la chiave. Non lo so se li posso spostare, ma molto probabilmente sì. E devo farlo. A tre regole degli scacchi, quando il pedone raggiunge l'altro lato della scacchiera, può essere sostituito da una torre, cavallo, alfiere o regina. Questa si chiama promozione. Di solito il giocatore sceglie di sostituire il pedone con una regina, il pezzo più potente. Ciò viene comunque detto promozione a regina. Vero? Poi che succede? No.
Faccio una prova. Lo sapevo che veniva promosso. Lo sapevo. Perché effettivamente mi serviva questo pezzo. Quindi torna dove eri. Tu stavi qua. Tu stavi qua. Oh, yes! Oh, yes! Vabbè, non era difficile. Accendere l'alimentatore giallo, sì. Quindi posso utilizzare tutti gli alimentatori che stanno sotto. Può muovere solo il nero. Vabbè, ho potuto muovere tutti. In realtà forse... Bolt. What? Ah, my fault. Io devo andare di nuovo sotto dove stava... Spirapolvere, che non mi ricordo dov'è. Vabbè, stava sotto. Grazie, Dio, grazie. Vabbè, ho letto gli indizi, più o meno mi ricordavo com'era la situazione. Dove stava l'altro ripostiglio? Ah, qua sotto il ripostiglio. Sai che giocavo a scacchi a livello agonistico da bambino, grande, giusto, ma cioè... Allora, ti stimo tantissimo per questo, perché... Io ho provato a giocare a scacchi in maniera seria. Ho solo imparato le regole su come si muovono i pezzi, che poi alla fine non è così, non sono così difficili da imparare. Qualche piccola cosetta su come si gioca, ma a giocarci seriamente non ci sono mai riuscito. Tranquillo, Femore aveva solo scassato la chiusura del bagagliaio, rotto lo stereo a colpi di martello e rotto lo specchietto del televisore. Vabbè, ma questi sono teppisti, non erano ladri. Qui sta il passaggio segreto, quindi. Eccolo. Merda. 5, 10, 12. Ma vediamo questo dove porta. Ah, un altro passaggio segreto. Ok. 13 passi. Quindi qua. Madonna. Grazie, Dio, che me l'hai ricordato. I'm the worst sister. Sono una sorella cattiva? Significa quello? Perché? Ma non è vero. Wow. La stanza dei giochi, la colla! La colla. Qui che c'è scritto? Sì. Cara Benny, credo che siamo gli unici al mondo a sapere che questo posto non è una cosa mega galattica. Ho portato delle caramelle per quando ci viene fame della colla da scuola per così le aeroplini di papà. Sì, più o meno sì, dovremmo essere dentro un ricordo, sì. Sì, sono la peggiore sorella, ok, mi ho tradotto bene. Questo è veramente difficilissimo. Sì, Giushuma, è veramente, veramente difficile giocare a scacchi. Cioè, le regole, cioè, poi la cosa assurda, le regole sono facilissime. Però farsi una partita come si deve. Credo che io non sia mai riuscito a vincere una partita a scacchi giocando contro un'altra persona reale. Ho giocato, vabbè, vari giochi per PC, magari sono un po' più semplici, che c'è un'intelligenza artificiale un po' stupidina, riesci più o meno a fregarli, ma con, cioè, con un'altra persona io non ho mai vinto. Rio dice che non ha mai imparato. Comunque, ripeto, le regole non sono difficili. Cioè, ci sono delle cose come anche, vabbè, la promozione, ok. Poi c'è anche l'arrocco, che si può fare soltanto una volta. E solo se non hai toccato i pezzi torre e regina, se non erro. Era il re o la regina? No, è il re che li scambi. E poi di regole non c'è nient'altro. Cioè, devi stare. È il re, ok. Io ci giocavo contro i bambini di 6 anni che non capivano nulla. Anche io ho 6 anni. Ci vediamo qui dopo la scuola, con amore Cristi. Vediamo se c'è qualcos'altro a parte aeroplanini. Caramelle? Non le posso prendere le caramelle, no. Questo libro, Diario ufficiale dei detective segreti di Cristi e Benny. Lista dei cattivi. Johnny, Dottor Killer, Mister Male, Roger, Alex, il dentista. Allagato? Oddio.
Mi sa, stavolta mi sa di sì, mamma di Sabri, sì. Perché io non ho perso frame. Ho avuto il dubbio perché ultimamente ho problemi con la rete in uscita e ho controllato, ma io non ho perso frame stavolta. Non era stata colpa mia, per fortuna. Era venuto un botto di paura. Io vincevo, ma poi mi facevano giocare contro i grandi e vincevo meno. Beh, dipende quello lì dall'esperienza. Vediamo che cos'è Inchiostro Invisibile. Vediamo Inchiostro Invisibile. Avete mai voluto poter scrivere un messaggio che fosse leggibile solo a voi e non ai cattivi? Mescolate succo di limone e acqua per fare l'inchiostro. Per leggerlo basta tenere vicino alla lampadina calda. Così fanno i detective. Polvere per impronte. Dopo un crimine, tenete usando la polvere per trovare le impronte. Potete usare del borotalco e il pennello per il trucco di mamma. Va bene. Ho sbagliato. Non posso andare nell'armadio. Caspita. E quali sacchiotti? Gli sacchiotti ben impilati con il nome Ben è stato cucito su tutti i guanti. Qui credo che io abbia finito di. No, il tavolino. C'è nulla. Qua giocavano praticamente fratelli allora. Che carina sta cosa. Proprio carina sta cosa. Io adoravo l'arrocco, lo facevo quasi ogni partita e di solito vincevo per colpa di questa cosa. È grandissima. L'ho letta la lettera nell'angolo. L'avevo letta. Ora voglio andare a vedere che cosa c'è da quell'altra parte. Quindi così ho trovato la colla. Se no non l'avrei mai trovata la colla. Ah, non vincevi per questa cosa. Infatti te lo volevo dire, sai? Te lo volevo dire. Leggiamo quest'altra lettera. Supponimento c'è una lettera indirizzata a Cristina, sì? Cristina non è venuta a scuola oggi. I suoi compagni dicono di averla vista seduta al parco mentre veniva a scuola. Considerando i suoi voti bassi e la sua incapacità di concentrarsi in classe e il suo isolamento, consiglio di farlo vedere ad uno specialista. Per favore, contattatemi per prendere un appuntamento per il suo bene. Ho trovato altri bastoni. Quindi adesso devo usare l'altro interruttore. Non so scrivere. Vabbè, comunque ci siamo capiti. Questi sono chiusi. Non ho chiavi per aprirli, no? Usiamo questo. E che. No. Credo che mi serva. Aspetta, si è aperto questo. Guarda la piuma. Non è che mi si apre pure quello rosso. Aspetta che non ci ho fatto caso. Sì, eccolo. Trovo due bastoni. Mazzo. Ma non è che c'ho già tutto. Qui non c'ero entrato. No, non c'è componenti horror in questo gioco, però sembra di sì. Ora no, la tristezza sì, esatto, quello che ho detto io. Non mi piace trasferirmi, Cristi, continuiamo a trasferirmi, io sono sempre quello nuovo. Mi prendono in giro, non ho più neanche voglia di uscire dalla caverna. Lo so, Benny, è così anche per me. Ma perché si trasferiscono di continuo? Ma ti porto in un posto che ti farà stare meglio. Davvero, Christie, sei la migliore. Dove lo porta? Vedrai, Benny, ti prometto che adorerai questo posto. È davvero fortissimo. Come l'hai trovato? Come l'hai trovato? È come un covo segreto. Infatti è un covo segreto. Il nostro covo segreto. Possiamo farlo diventare il nostro primo circolo segreto ufficiale per detective. Fantastico! Aspetta, ma non è che qualcuno vive già qui? No. Sicura? E queste lanterne? E il giardino? Le lanterne sono degli spiriti della foresta. E
Il giardino era ancora del precedente proprietario. Fidati, ho controllato mentre tornavo da scuola. Questo posto è abbandonato. Tu dici tu, hai ragione, Cristi. E adoro questo posto. E guarda qui. C'è una caverna. C'è una piccola caverna che riporta al sentiero principale. Perciò se qualche cattivo prova a prenderci mentre facciamo le nostre cose da detective, possiamo scappare da lì. Finalmente abbiamo un posto tutto nostro, nessuno ci troverà qui. Grazie, Chris, sei la sorellona migliore di tutte. Dai, Benny, vuoi vedere com'è la caverna? Sì. E poi arriva che il vecchio proprietario li rinuncia. Ma questa è la stanza del fratello. Ci sono i trenini, penso di sì. Trovo altre piume, ok. Qui che c'è? Un fumetto per bambini. E c'è un pezzo di carta, vediamo. Oggi e Chris abbiamo trovato qualcosa di incredibile nel passaggio segreto dentro lo sgabuzzino. C'è un'altra porta segreta nel muro, conduce a una piccola stanzetta. È talmente segreta che la porta non si vede neanche. Si devono fare esattamente 13 passi nel corridoio partendo dall'armadio. La porta è lì. Le faremo diventare il nostro circo segreto e lo useremo per tutte le nostre indagini. Che è poi quella che abbiamo trovato. Vediamo qui, scaffale in alto, una pila di canzoncini bianchi. Quale vuoi seminare? Quello centrale. Hai trovato 5G. E vediamo l'ultimo: abiti scolastici ben piegati, libri da colorare, una foto di famiglia in cornice. Nulla. Vediamo cosa c'è. Questa è la barca, dipinta da una barca a vela. Una sveglia. Un letto per dormire, ah, un orsetto con un biglietto, leggere il biglietto. Bene, ragazzo mio, tua madre mi ha detto che adori gli orsetti, perciò te ne ho preso uno per il compleanno. Come lo chiamerai? Con amore, papà. Sì, ma questa casa quanto è grande, ma soprattutto quanti passaggi segreti, un altro po', sono più passaggi che altro. Comunque la grafica dell'RPG Maker mi dà un senso di horror assurdo, non so perché, è vero, eh? Poi questo gioco c'ha ste musiche spettacolari che in alcune zone, mamma mia, veramente fanno venire i brividi. Allora, cosa ci manca? Vediamo un attimo. Bastoni 8, le piume sono 6, c'ho la colla, ma c'ho tutto per fare lo zaino, no? Per fare le ali. Fasce, piume, 8 bastoni e la colla, c'ho tutto. Dove devo andare per fare questa cosa? Le stanze le ho viste tutte? Mi viene pure sto dubbio. Ah, ecco. Questa non l'ho vista. Devono essere tutti accesi. Ok, quindi devo andare a accendere tutti gli interruttori. Perfetto, mi mancava questo. Ansiogene, sì. Ma senti quanto è ansiogena questa musica. È bella, per carità. Questa poi, a luci, questa è da horror. Questo è horror. Quella era proprio horror. Ok. Questa l'avevamo già letto, ma non mi ricordo cosa c'era scritto. Ah, che si preoccupavano seriamente di come si comportava Cristina, che non faceva i compiti, ok. Vediamo che c'è su. Ah, un altro pezzo di storia. Ragazzi, dopo aver scarpinato tutto il pomeriggio, ho una fame da orso. Ok, bambini, fatevi sotto. Ma c'è anche una torta. Io non ho fame, eh. Come mai? Ho mangiato tanto a colazione. Sì, tante merendine. Cristi, scusa, intendevo che entrambi abbiamo mangiato un sacco di merendine. A me rilassano le musiche horror, oddio, veramente. Ah, non fa niente, siamo in vacanza. Potete andare a giocare. E vai! Se siete fortunati e vostra madre vi terremo un po' di cibo. E sto pozzo? Bene, aspetta! Cristi? Sì, papà? Era bravo, è badato tuo fratello, ok?
Anche io vedo male sta cosa. Certo. Brava la mia ragazza. Sono io che mi muovo adesso. Mi ha torta avvelenata. Dov'è il fratellino? Dove è andato? Eccolo al ponte. Benny? Oddio, questo casca. È un coglione. Cosa stai facendo? Torna qui prima di farti del male. Ma tutto bene, Christy? Guarda. Coglione, fermo! È solidissimo. Su, Benny, basta scherzare. Sai che dovrei badare a te. E non voglio che ti faccia male. Benny! Ciao, Doc! Benny, rilassa, che si ti preoccupi troppo. E ciao a te, Doc. Doc. Benny, per favore! Ok, scusa. Adesso scendo. Grazie. E so che finisce male. Oh, merda. Christy, aiuto! Mi dispiace, mamma. È morto! He's dead! Ma com'è possibile? Ma come cacchio è possibile? È arrippato male! Ora ho capito, praticamente Cristina è la figlia di Tony. Io pensavo che fosse la donna di Tony inizialmente, quando l'abbiamo incontrata la prima volta. E la mamma poi che fine ha fatto? Papà? Se n'è andato e si è esiliato. Ma tutto bene, Cristina, tuo padre è solo molto stanco per il lavoro. Perché non vieni qui a finire la tua cena? Ok, mamma. La scena sarebbe il fratellino che... Eccoti qui, papà. L'ho cercato dappertutto. Papà? Credo dovessi tornare a casa, Cristina. Non si butta via niente. Sì, lo so, volevo strammatizzare, perdone. Ma... Ero venuto per aiutarti a prendere i pesci per la cena. Come facciamo sempre. È solo che dicevi sempre... Ok. Torno a casa. Mamma. Sì, cara. Papà mi odia. Vabbè, non è giusto, cazzo. Non dovevo scrivere una cosa del genere. No, vabbè. Brutta sta cosa. Oh, amore. No, certo che no. Non è giusto, è solo che tuo padre non è molto bravo a esprimere le sue emozioni. Si tiene tutto dentro, molti sentimenti complessi e tanti pensieri. Ma anche tantissimo amore per te. Non sembra. Era diverso una volta. Lo so, cara. Ma devi credermi quando ti dico che ti vuole tantissimo bene. Cercherò. Ma sì. Accoltellami il cuore. Ma è tristissimo. Buonanotte, Cristi. Buonanotte, mamma. Quel papà mi odia, mi ha fatto un male, ma un male che non vi potete immaginare. Stavo sentendo male lì. E qui c'è una lucciola. Sembra che abbiamo tutto il necessario per fare le ali. Mettiamoci al lavoro. Tesoro, potete fermare queste piume mentre le incollo? Così? Sì, perfetto. Abbiamo quasi finito, non vedo l'ora di volare. Sì, mamma mia, fa malissimo. Wow, che belle!
Pensi funzioneranno? Ovviamente no. Mi sembrano abbastanza resistenti, credo andranno bene. Bene, sei pronto per andare? Sì, dai, vogliamo. Questo si schianta peggio di Icaro. Facciamolo volare. Guarda come funzionano le ali! Ma non è possibile. E quello chi è? Oddio. Non so, non si può sentire che un orso muoia annegato. Sì, vabbè, quello è. Ma lo sai che cosa c'è, la mamma di Sabri? Che in realtà non era un orso, quello era un bambino. Ma anch'io coglio farle. Dimmi cosa. Ah, ma anch'io voglio farle. Dimmi che cosa le ha costruite. Beh, 6 piume, 8 bastoncini, la colla e le tracolle dello zaino. Vedi chi è? Lo sapevo che era lui. Ho indovinato che era lui. Come mi hai trovato? Ma no, va tutto bene? No. Niente va bene. Avanti, caro, dagli la lettera. Ah, già è vero, la lettera. Non aver paura. Sei più molto bastone, faccio la zana e colla, sì. Ora abbiamo trovato questa lettera è per te. Ma è di Cristi. Caro papà, è passato così tanto tempo da quando mi hai parlato per l'ultima volta. Mi manca quando mi facevi salire sul tuo aeroplano. Mi manca quando mi insegnavi le cose, ma soprattutto mi manchi tu. Sì, infatti, Giacomo è così. Sì, una trasposizione, sì. So che facevi più vagi di lavoro del necessario per stare lontano da me. So che mi odi perché non ho saputo proteggere Benny. Ma io ti vorrò sempre bene. Mi dispiace di non essere la figlia che avresti voluto. Con amore, Cristi. Poi non è così, dai. Oh, Cristi, no. Come potrei odiarti? Ti voglio così tanto bene con tutto il cuore che non immagini. Quello che è successo a Benny è colpa mia, non tua. Il senso di colpa mi accompagna ogni giorno della mia vita e quando ti guardo e vedo lui perché vi somigliate così tanto. Non me ne andavo perché volevo stare lontano da te, me ne andavo perché non sapevo come affrontare quello che è successo. So che è stato, so che è stato egoista e mi dispiace, qua ho tradotto un po' male, ma adesso che so quello che pensavi non riesco a sopportarlo, Cristi. Ti voglio così tanto bene e ho sempre voluto solo il meglio per te. Sarai sempre la mia piccolina. Sì, però vieni a vedere lo stream e fai il gioco del dolore puro a palate porcutiche. Mi sono intristito mentre ho distratto fede. Io ho le lacrime, piuma, vedi? Sto piangendo. Mi dispiace più, però ti avevo avvisato che gioco stavo facendo. Hai trovato la chiave del diario di Cristi? Posso aprire il diario? Andiamo, vogliamo da prima. Aprire il diario di Cristi! Sì, vogliamo. Che ancora un attimo cosa. E poi la musica non aiuta nemmeno perché proprio è perfetta la musica. Andiamo a vedere. Forse posso entrare già? Mi sembra che era questa la stanza, sì. Sì. Perfetto. Apriamo il diario. Hai usato la chiave. Ormai devo leggere cosa c'è scritto. Sì, ma quello non l'ho fatto mai apposta. Io non sto piangendo, sto solo sudando dagli occhi. C'è un biglietto piegato con la scritta per Cristi da papà. Lo faccio per voi. Mi spiace dovermene ancora andare, Cristi, ma per aiutarti a capire quanto ti ami, voglio che tu abbia questo. Stasera, quando tua madre ti rimboccherà le coperte, promettimi che lo ascolterai e che penserai sempre alla canzone che ti cantava quando andavi a dormire. Quindi questa è la canzone. Dov'è il divertimento? Ciao, Rando. Qua stiamo piangendo, però. Qua solo pianti. Anche se devo andare lontano per lavoro, voglio che tu sappia
Che anche se diventerai più alta di me, sarai sempre la mia piccolina, con amore papà. Quindi la canzone che gli cantava la... Aspetta che voglio rileggerlo. La canzone... C'è scritto qua? Canzone che ti cantavo quando eri piccola. La canzone che ti cantavo quando eri piccola. Metti via i fazzoletti e tira fuori i fazzoletti e tira fuori i fazzoletti. Papà non riesco a dormire. Oggi canta la canzoncina. È già un'ora dopo il tuo solito orario, Cristi. Come fai a non avere sonno? Tua madre ti adora di... Non riesco più a leggere. Tua madre ti ha di nuovo dato dell'altro miele. Beh, allora immagini di doverti cantare qualcosa. Le tue canzoni sono buffissime. La 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 la, me, so. Che stai facendo? Mi scaldo la voce, ovviamente. E nessun riscaldamento sarebbe completo senza un ruggitone. Tu guardi le ossa rosa. Papà, sei spassosissimo. Comunque i disegni sono veramente belli. C'è la canzone? È pure musicata, è la canzone. If you brush your teeth and you get good grades, I will be so proud. Maybe I'll even shout out loud or Che do in realtà sarebbe a un berrutto. funny dance. Ha ha ha. Ha ha ha. Even though I go far away for work, you should always know that no matter how tall you grow, you'll always be my little My little girl. Bella la canzone. Bella bella. Buonanotte, Cristi. Hai ricevuto Mori no Kokoro parte 2. Sto risolvendo le varie robe per svegliare questo grosso coso bellissimo. Dove sono finiti tutti gli orsi? Sono andati da Tony? Non saprei. Ma adesso che conosciamo la canzone di Tony, Fabio, Jackie può finalmente riparare il carrion. Per svegliare cosa? Meglio correre da lui. Perché tanta fretta? Così non rischiamo di dimenticarci prima di arrivare lì. Hai ragione, andiamo. Che tenero, è bellissima la canzone, sì, bellissima. Bentornati ragazzi, cosa posso fare per voi? Sappiamo la melodia. E allora me la dia la melodia. Adesso conosciamo la melodia del Carion, davvero? Beh, è un'ottima notizia. Metto subito il lavoro e questo ragazzaccio tornerà a funzionare in men che non si dica. Oh, è bellissimo. È il mio carrion! Orso tutt'uomini nella mia capanna! Tranquillo, non ti farà del male. Piccolo Libby, hai riparato tu il mio carrion. Questo carrion è di Tony? Sì, mi spiace non avertelo detto. È solo che aveva davvero bisogno di aiuto, ma non sapeva come chiedertelo. Questo piccolo Libby l'ha davvero riparato. Se dico di sì, non mi mangerai. Guarda, manco ci passa dalla porta. Non posso crederci. Non sapete neanche quanto questo significhi per me. Non potrò mai ringraziarti abbastanza. Mi spiace per aver distrutto i vostri giardini. Siete delle creature molto più gentili di quanto avessi mai pensato. Sono stato proprio un idiota. Beh, da ora in poi prometto che non danneggerò più il vostro villaggio. E prometto anche che lo proteggerò. Vi devo così tanto che è il minimo che possa fare per mostrarvi la mia gratitudine. E io, beh. Grazie, Orso Tony. E grazie anche a voi, miei nuovi piccoli amici. C'è un'altra porta.
Mamma, guarda! Un'altra porta! Vogliamo vedere dove conduce? Sì! In un altro portale dove c'è tantissima luce bianca. Oh, guarda dove siamo! Da Tony! Che va là! Stupida infermiera, vi ho già detto che dovete lasciarmi in... La figlia! Cazzo, la figlia! Ma questa bambina e la sua mamma chi sono? Mo te lo dico, aspetta, Giusuma. Cristi! Ciao, papà! No, vabbè, che tenerezza. Sono contento che tu sia qui. Anch'io, papà. Sentiamo di nuovo la musichetta. Cosa cazzo è successo? Praticamente lui è un paziente dell'ospedale. Anche questo bambino è malato. E sta cercando di svegliare quel animalone gigante che hai visto prima nella foresta, che non mi ricordo come si chiama. Monomori o qualcosa del genere. E per esaudire un desiderio, perché quello esaudisce i desideri, quel coso grosso nella foresta. E credo che lui muori in zona, grazie Dio. E con i nomi ovviamente sto periodo sto peggiorando. E praticamente credo che voglia farsi esaudire il desiderio di guarire per uscire dall'ospedale. Mamma? Va bene, Claude, nessun problema. Un abbraccione grande grande. E grazie per avermi fatto leggere la tua idea di videogioco, che mi è piaciuta tantissimo. Un bacione, Claude. E mi raccomando, fallo quel videogioco, prima o poi. Questa non è la mamma, questo qua è il ragazzino. Che secondo me è un fantasma a questo punto, questo ragazzino. Eccolo là! Spero per sviluppare qualcosa. Sì, spero anch'io. Stai ancora dormendo? Ups. Yami, sei tu. Te lo passo per una prossima esclusiva del caso? Sì. Lo facciamo qua in live, magari. Ormai dovresti esserci abituato. Allora, ho sentito che ti considerano un eroe da queste parti, eh? E perché no? Non svenire più. Aiuti i tuoi vicini, salvi piccole creature rosa a forma di gatto degli orsi cattivi. Cos? Conosci Libli? Ma certo! Credi di essere speciale? L'unico bambino ad essere stato nella foresta. È vero, Rio, colpa tua. Oh, no, non intendevo quello. È solo che prima, quando non capii perché quel libro fosse importante per me, pensavo che non avessi mai letto quella storia. Scusami, Yami, volevo solo... Ehi, scherzavo, non importa, non devi giustificarti. Ma allora? Vuol dire che sei anche di Morizora? Buonanotte, Claude, ancora un abbraccione. Certo che sì. Ma è fantastico, Yami, perché non me l'hai detto? Oh, la prima volta che l'ho visto non ci potevo credere. Che bello il gattino. Tutto è così bello lì, le creature sono reali e vogliono parlare con me, aiutarmi, e io voglio aiutare loro. Ah, sì, tutti ti amano quando vogliono qualcosa da te. In che senso? Era per dire, è la natura umana, sai? Non sentiti in colpa, è solo che le cose vanno così. Non è convinto. Vuoi farti esaudire anche tu un desiderio? Da Morizora? Sì. Ma non so. L'ultima volta che l'ho visto dormiva. E anche se si svegliasse, dubito che esauderebbe a me un desiderio. Sì, Yami è strano. Un po' quell'occhio rosso. Boh. Non è che mi convince tanto. Perché pensi questo? I desideri sono per i bambini buoni, eccolo là. Bambini che aiutano gli altri, bambini forti. Io sono troppo debole e malato, come potrei aiutare qualcuno? Oh, Yami. Ah, cavoli. Se le infermiere mi beccano mi sgrideranno di nuovo. Ma io a lui non l'ho visto all'ospedale. Meglio che vada. Yami? Cosa? Tu hai aiutato me? Come? Perché entro nella tua stanza ogni notte e mi scambi sempre per la tua mamma? No. Forse. Dove vuoi arrivare? Mi fai compagnia? E mi capisci?
Di notte mi sento molto solo, sai? Ma quando ci sei tu, non è così male. Beh, grazie per averlo detto. Lo penso davvero. Vedi, lui sparisce così. Cioè, boh. Questa cosa è proprio strana. O lo sogna. Ciao, mamma. Oh, ciao tesoro, hai dormito bene? Col cavolo. Sì, mi sento riposato. Capirò, va bene, ok. Mi fa piacere sentirlo. A quanto pare siamo a posto. Porterò questi esami in laboratorio, eh? Un dottore. Shanti, mi spiace moltissimo disturbarti, ma stiamo avendo un piccolo problema. Tranquillo, Kenji. Che succede? Beh, odio dovertelo dire, ma Kisaburo è uscito di nuovo. Cosa? Ha rotto le nuove assi che abbiamo messo. Ed è sgusciato nella zona dietro la sua stanza. Non l'ho rotto io. Ho rotto io le assi. E sono sicuro che sia ancora uscito all'esterno perché ci sono più scatole e più fango. Perché? Non ho proprio tempo per questo adesso. Credo sia opportuno riconsiderare la terapia di Kisaburo. Purtroppo temo tu abbia ragione. Piacente, ragazzi, ma devo scappare. Andate pure a farvi un giro se volete. Sì, la rotella. Yeah. Grazie, dottoressa. Spero vada tutto bene. Oh, sono sicura di sì. Sa come sono queste cose. Solo un'altra normale giornata all'ospedale. Ok, Kenichi, ci vediamo domani nella stanza di Kisaburo. Intesi. Cosa ne pensi? Dovremmo andare a vedere come sta Kisaburo? Sì, mamma, andiamo. Andiamo a vedere. Poi c'è anche questa zona che devo poter andare a rivedere, ma vabbè. Credo che un dosaggio più alto aiuterebbe contro le ultime allucinazioni. Si potrebbe usare di più e sentirsi generalmente meglio. Non sono allucinazioni. Kisaburo non può continuare ad andare fuori. Perché no? Sono un adulto. Se voglio andare, posso andare quando mi pare. Non è sicuro là fuori. Tra parentesi, sta anche danneggiando delle proprietà dell'ospedale. Ma devo riparare il treno. È il mio lavoro. Non potete continuare a portarmi via i miei attrezzi. Non ho più tempo, devo riuscire a dirle quella cosa, devo riuscire a dirgliela. Dottor Kenji la terrà d'occhio per un po', la prego collabori, stiamo facendo tutto il possibile per aiutarla. Ricordate di fare sempre piante, avere sempre secchio pieno, sì. Infatti è una cosa che sto facendo io. Le faccio crescere le piante, che dall'altra parte crescono pure. Ma posso parlare con lui? Ehi, piccolo, mi sembri l'unico che mi diretta ormai. Tutti gli altri credono che mi abbia dato una di volta il cervello. Serve qualcosa? Perché sei andato fuori? I dottori chiedono che sia troppo pericoloso uscire fuori, ma devo andarci. Non ho quasi più tempo. Devo trovarlo, devo finirlo, devo mandare un messaggio. Serve qualcosa? Non mi dice che messaggio. Ma com'è possibile che non mi abbia visto la dottoressa? Il dottore non dice nulla. Boh, vediamo se parlo col dottore. A volte quando il corpo di un paziente non funziona come dovrebbe può affliggere anche la mente. Queste cose non sono mai facili. Vabbè, mi ignorano. Qui c'è scritto qualcosa, no? Figlia. Voglio vedere se posso andare qua. No, questa è chiusa. Cosa ho lasciato in sospeso? C'è qualcos'altro che ho lasciato in sospeso?
Con lui ho risolto. Qualcosa con loro. Lo stato di Tony era diverso, sarei quasi dire che era contento. Sì. Aspetta, forse lo so. Aspetta, aspetta. Andiamo. Sì, andiamo da qua. Questa zona è veramente troppo inquietante. Devo sicuramente fare qualcos'altro per la festa. Chi devo aiutare ancora? Vediamo. Posso dare una mano? Allora, vediamo. Devo chiedere in giro. Quindi il pasticcere l'ho aiutato. Forse qui dentro non l'ho visto. Lei non l'ho aiutato. Ma che bello sto quadro qua dietro! Che strano quadro. Forse lei devo aiutare. Ma non parli con Tony per sapere come va. Oh, adesso ci andiamo. Ne ho portato tutto. Dai, ancora i giunchi e le luci. Ah, vero! Ecco cosa avevo lasciato in sospeso. Devo fare questa cosa qua. Ora la notte delle stelle sarà luminosa come deve essere. Quando inizierà la notte delle stelle, parlate con il capo per accompagnare a lui. Ok. Quindi questa è un'altra cosa che ho lasciato in sospeso. Andiamo da Tony, come ho suggerito io. E vediamo come sta. Ma felice Tony. Il Tony qua orso, dici? Oh, Tony, quello in ospedale. È vero, tu forse intendevi il Tony l'orso. Non l'orso, ma il Tony all'ospedale. Vediamo. E qui c'è. Mi sa che qua Tony non c'è più. Perché non è più isolato l'orso. Se n'è andato. Devo parlare con quello in ospedale. Potevo andare da qui? Dove portava questo? Beh, sì, comunque in ospedale, vediamo. Perfetto. Ok, perfetto. Di qua, parliamo con Tony, questo qua. Vediamo che dice Tony. Ehi, bimbo. Chi è questa signora? Questa è mia figlia Cristina. Nì, non proprio. Come dico sempre, è bello avere un po' di compagnia ogni tanto, non credi? Ma adesso cibo preferito? Nessuno, ormai odio tutto, mi fa tutto schifo. Dai, non è vero! Mi piaceva le tortine di granchio, questo ce l'aveva già detto. E se posso parlare con Cristina, bel cappello. È fatto di carta, la mamma mi ha insegnato. Wow, davvero un ottimo lavoro. Una volta sapevo farlo anch'io. Qualche figura piegando la carta, ma non credo di ricordarmi più come si fa. Voglio sentire la musichetta. Ora ci facciamo un giro in ospedale, vediamo se devo parlare con qualcun altro. Aspetta che faccio una cosetta prima. Scusatemi un attimo solo. Rivedete il mio desktop, purtroppo. Ok. Rieccolo. Ho perso di nuovo dei frame. Cioè, sto coso io comincio a odiarla, devo essere sincero. Ma lì sono viola. Che sul bot. Qui, ma devo comprare roba per... Sì, si è abbafferato, non mi sono reso conto, se no mi fermavo un attimo. Mi è sfuggito proprio il buffering. Ah, posso andare qua adesso. Puoi vedere? Sì. Wow, è bellissimo qui. C'è una biglia? No. Probabile che non ci sia nulla da fare qua. Vediamo i cuscini da questa parte. È solo bello da vedere e basta. C'è nulla per il momento. Questo
Questo potevo aprirlo, che c'era. Era pieno di ruggine. Vai, aprilo. Che trovo? Soldi. Vabbè. Ah, da quest'altra parte. Ma ste tette che cosa sono? Ma sono piatti? Come va? Lavorava in un grande ristorante alla moda, la paga era buona ma non le piaceva molto. Il ladro, come ha rubato un mucchio di cibo, vabbè. Le abbiamo già dette queste cose, già dal retro. Sì, sì, già abbiamo letto queste parti qua. Qua devi trovare tu quella roba che compri e trovi. Ah, ok. Vabbè, ma che. Cioè, ma c'ha senso farlo? No, aspetta, voglio vedere una cosa. Quindi potrei comprare tutto dai bambini. Cioè, se no, sai che devi rimanere in questo reparto. Ok. Quindi no, dillo no. Provo a comprare qualcosa, vediamo che succede. Sì, voglio comprare qualcosa. La TV. Vai, hai ricevuto la TV. Ricorda di usare l'oggetto del tuo inventario per sistemare la sala d'attesa per i pazienti. Prova bonus per equipment. Ah, ok. Vediamo, posso comprare qualcos'altro? Jukebox. Compro anche l'altro. Il puff. E poi lui mi dice mi dà le stesse cose. Ecco cosa abbiamo. Dessert di qualità. Compra tutto. Poi permetto. E l'ultimo albero. Andiamolo a mettere. Ma lei mi vende qualcosa? Posso comprare qualcosa da lei? Vabbè, scaffale. Poi. Senso sbagliato! Sbagliato! Fanculo! Non vendimi. Questo? Ci dovrei avere tutti i soldi. I soldi mi servono. Ma che mi servono? Non mi servono i soldi. Quanti soldi ho? 0G, perfetto. Mi servivano i soldi, non ho più soldi. Troverò altri soldi in giro. Quindi come la metto la roba qua? TV per bambini. Oh, che caso la TV, piccoli alberi. Ma ci metto tutto ormai. Guarda che figata. Uff. Ormai mettiamo queste cose, riempiamo tutto. Cioè, mi manca una cosa da comprare. Non ho potuto comprare perché non c'avevo più soldi. Guarda che bello. Ok, fatto tutto per ora. Ma se li uso, li metto. Mi dice solo cosa sono. Non è ancora CD musicali. Pure CD mi devo comprare. Andiamo via. Mangiamo roba? No. Stavo vedendo il jukebox, infatti. Non ho i CD. Ma tipo, vabbè, questo non si può. Testa libri. Via, andiamo via da qua. Ho speso tutti i miei soldi qua. No, li raccogli i CD se non ricordo male. Nel mondo di Morizora. No. Oh. Vediamo se questi qua. Perfetto, qua spero di trovare soldi. Ok. No, qua no. Almeno ho trovato 25G, potrebbero servirmi. Io torno nel mondo adesso. Ma con lei ho fatto tutto? Non ho altre biglie da dargli. Non è nulla.
Il secchio ce l'ho pieno? Sì. La signora Vicenza sa... Sì, ci ho parlato, sì. Aspetta, magari ci riparlo un attimo, vediamo. Ci avevo parlato già. Questa signora qua, no? Non si ricorda di me. Cazzo. Non si ricorda di me. Il nostro anniversario è alle porte, così ho pensato di portare chissà pure qualcosa di carino e tirarlo su. Ma immagino se è meglio aspettare il momento giusto di certo esausto dopo tutti gli esami, lascerò un po' di tempo. Dice che non si ricorda di lei. L'anniversario delle porte. E se riparlo con lui? Mi sembra di aver retto, va bene. Pettegolezzi non mi interessano. Devo fare un giro dall'altra parte. Il piccone mi serve, devo prendere le pietre. Allora, quindi facciamo che... Andiamo. Ah, aspetta, guarda qua. Questa pianta non l'ho fatta crescere. Dove sta? Non mi sembra di averla vista questa. Cos'è, provo ad andare dall'altro Kisaburo? Eccoli gli orsi. Oh, guardate che carini. È bello rivederti. Come va? Benone, non ho più voglia di starmi da solo su quest'isola. Mi sono davvero divertito a passare il tempo con mia figlia e le mie nipotine. Grazie per avermi restituito qualcosa che credevo perso per sempre. Vediamo qua. Forse è qua. Aspetta. Ecco. Ecco, posso andare qua sopra. Posso andare qui sopra. Qui non c'ero mai salito. E qui ci sono delle pietre. Cose interessanti qui. Questo cos'è? Sicuramente le pietre che mi servono per far piccone. Una cesta. Che non riesco a prendere, ok. Ho trovato altri soldi, perfetto. Qua non si passa. Cosa fa beh? Minchia seccato da qua. Legna. Prendiamo tutto, dai. Poi parliamo con lui. Il fattore, da dove spuntate? Siete dei giganti. Vivi qualcosa da solo? Tecnicamente sì, ma il mio amico passa tra me così spesso che è come se abitasse qui. Deve essere fantastico, eh? È una cipolla. Perciò non gli piace il sole. E questa è un po' la scusa. La sua scusa per tutto. Non posso andare a cercarmi un lavoro perché sono una cipolla. Devo stare in casa tutto il giorno a giocare con Splendifungo perché sono una cipolla. Faccio puzzare tantissimo la tua casa perché sono una cipolla. L'unico motivo per cui puzza così tanto è perché sono mesi che non si fa una doccia. Sì, sì, guardo tutta l'isola. Cosa c'è laggiù? Dice oltre quel ponte. C'è l'isola di Monsieur Bulbo, è un bulbo celeste molto grande che organizza lussuose feste a base di tè. Oddio, guarda un'occhiata che ti va, troppe sciccose per i miei gusti. Non sono la mia... non sono la mia tazza di tè. Non sono la mia tazza di tè. Vabbè. Voglio sentire un altro beh. Beh? Oh, eccolo lì lo sciccoso. Qui questa lampada nulla. Prendiamo materiali, prendiamo materiali, prendiamo materiali. Sotto ci sono altri materiali, no? Nulla. Vediamo se questo mi fa passare. Cameriere, se stavo aspettando il tempo meridiano di Monsieur Bulbo, dovete tornare più tardi. No! No, fammi passare! Merda. In che senso dietro le case?
Dietro le case qui. Ah, dentro, qua devo entrare. Qua c'è la... Ti senti bene? La mia empia falena onirica ha raggiunto il livello 52. No, stanno giocando a D&D, tipo. ma tu chi sei? Cosa ci fai nelle sacre catacombe? Keltalash di Adun? Cosa? È un estraneo. Mangiamo gli sogni. No, fermi. Sapete chi è questo? State parlando con un guerriero di altro rango delle pianure di Sendai. Ha una lama incantata che gli è stata donata dal grande drago Lekton Thor, figlio di Khmer. Mostrate il rispetto. Chiediamo venia. Per favore, perdonaci. Cosa bellissima. No, posso parlare con te? Non posso parlare con te, con la cipolla. È uscito uno. L'hai fatto apposta. Ti avevo detto di investire più punti fortuna. Ah, qui c'è una chest. Hai trovato 25G. Ok. Non c'è altro. Scotti. Un coltello. Prendi il coltello. È uscito uno di nuovo e l'ho fatto apposta. Ok. Ma quindi puzza la cipolla. Vedi la mamma che gioca a D&D. Mi sa che qua non c'è più nulla. Posso parlare con lei? Oh, ciao. Già chiesto tutto. Già che... chiesto tutto. Non so se tornare da Morizona, ma mi sa che non serve, no? Non so. Ma dai, la mamma che dice bugie per salvare il figliuolo. Sì. Sì, qua sicuramente ci devo andare dopo. Però fammi dare un'occhiata al volo. Che voglio andare a vedere. Chi era l'altro Kisaburo? Aspetta, che non ricordo. Devo tornare in ospedale comunque, dici. Ora ci torno, eh. Allora, qui abbiamo risolto quei due punti. Questo che mi dice? Nulla. Ah, questo è su, mi manca molto la mia amica. Se fosse qui potremmo andare su assieme. Questo è l'altro Kisaburo. Voglio solo assicurarmi di dire le cose che devo dire prima che sia troppo tardi. Cioè, l'altro Kisaburo, quello giusto, quello lì dove c'era l'anziana davanti alla porta. E questo non mi dice nulla. Devo fare qualcos'altro con la bambina, vediamo loro che mi dicono. Cerca coloro che hanno bisogno del tuo aiuto, in cambio ti insegneranno ciò che vuoi imparare. Va bene. Ti dico, quello nell'acqua, è vero, quello nell'acqua. Hai ragione, ma stava sopra, no? Dove stava? Stava... Sì, infatti, sì. Sì, ho capito chi è. Fatto un po' tardino, ah, perdonami per lo sbadiglio. Fammi vedere, aspetta, una cosa sugli oggetti.
C'ho un pietranotte e un pietraluce. Ma quanti ne servivano per il piccone? Per il dannato piccone, quanti ne servivano? Non era 1 e 1, erano 3 e 3. 3 e 3, infatti, vaffanculo. Vuoi sempre chiedere alla mamma un indizio? No, vabbè, non c'è bisogno. Ah, fammi andare a ricontrollare qua sotto. Ciao belloccio. No, ma mi sa che qua ho fatto tutto. Sì, qua c'è da raccogliere un po' di roba. Ma che cazzo è stuccato? Che cacchio è preso? Ci devo dare lo stesso un'occhiata che non mi ricordo cosa c'era. Ok, qua non si passava per il momento. Che di qua si va alla festa. Sì. Ok. Torniamo indietro. Io non posso spaccare la pietra, quindi devo proprio andare via. Ciao! Il mio cugino che sì, che viene nella caverna. Sì, questo ci avevo già parlato, è inutile rileggere. E poi sono grandissime le ambientazioni. È veramente curatissimo il gioco, è proprio bello, ho fatto un lavoro grandioso. Para para pam pam pa para 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 para. Stava sopra, non qui. Infatti stava sopra. Devo salire. Almeno dovrebbe stare qui in alto, no? No, non stava qua in alto. Porca vacca, mi ricordo male. Mi ricordo male. E qui c'era entrato. Ci ho parlato con lui. Con le delegazioni artistiche. Però che ci faccio con queste cose? Servizio da te, cuscino, perché non l'avevo comprato, mi ricordo. Non ho comprato nulla perché non sapevo a che cosa mi potesse servire. Ho evitato. Quindi no, non sta qua sopra. Dove cacchio stava quel tizio? Prova dalla porta di Kisaburo. Sì, infatti. Torniamo quindi in ospedale. Amici, mi state aumentando la tapice. Infatti ho anche smesso di scrivere. Comunque vado, buona live, grazie. Grazie di essere passato. Buonanotte e alla prossima. Ah, è vero, mi sa che non si ci può arrivare da qui. Bisogna andarci dall'ospedale. Sì, ok. Aspetta. Era dal vecchietto, no? Buonanotte, Gijuma. Fa un bel giretto. Allora. Questo? Ah, quello del... No, non devo leggerlo. Buonanotte. Buonanotte, Giusciuna. Basta, non leggere più.
Qui non ci posso entrare che è chiuso. Ma era lui. Mi sto rincoglionendo, era questo. Mi pare che era questo qua. Wow, sì, che era qui. Ma qua dentro ci sono entrato io? No. Non ci sono entrato qui. Comunque la gente che ti vendeva il libro e ti servono sempre per la stanza d'attesa. Ah, ok, vabbè, allora niente. Ma è bellissima. Venite nel negozio del tè, cuore della notte. Come posso aiutarvi? Che cavolo è questo posto? Qui serviamo il tipo di tè e cibo fatto in casa. Vendiamo anche tè all'ingrosso. Coltivo personalmente tutto il tè della piantagione sul retro. Adoro il giardinaggio, stare in mezzo alle piante mi fa sentire a casa. Come posso aiutarvi oggi? Come va? Mio marito Kisabure è malato ormai da molto tempo. È lui! Quando Morizone era sveglio gli ha detto di riposare nelle terme est da qui per ristabilirsi. Che fiore è quello? Vuoi dire questo? È un fiore molto speciale, si chiama Icaribana. Non è bellissimo? Bellissimo. Purtroppo questo non riesco proprio a farlo sbocciare. Come posso aiutarvi? Non importa. Sembra che lei ci devi mettere dentro delle lucciole, no? Parliamo col bulbo. Ciao bulbo, non so perché non ci venga più la gente del loro tè delizioso. Kazuko è proprio una di noi. Può fare crescere quasi ogni tipo di pianta. Quasi. Ah, qua c'è il cagnolino. E qui ci sono zone, ecco io che mi sa ero entrato di là. Qua sopra non ci sono andato. Oddio, Dio, Dio, dove sono io? Ok, eccomi. Perché ci sono questi? È inutile stare qui. Qui non mi facevano andare. Sì, devo andare da questa parte, sta di qua. Non andare, no, infatti. Eccolo, è lui. Possiamo aiutarti? Non vorrei chiedere aiuto, ma visto che Morizone mi ha ordinato di stare qui, immagino di non avere scelta. Io e mia moglie gestiamo un piccolo negozio, sì, l'ho visto. Da quando mi sono ammalato ho dovuto badare al negozio da sola, non ho fatto un lavoro da poco. Forse se Kazuko avesse un paio di mani in più ad aiutarla potrebbe alleviarle un po' di oneri. Credi di poter far visita al nostro negozio da te? Dovrei stare qui a vedere. L'ho già fatto, certo che sì, devo rifarlo. Nessun problema, faremo il possibile per aiutarla. Grazie mille, si vede davvero molto per entrambi. Quindi mi sa che devo aiutarla con il fiore. Aspetta, vediamo questa la posso prendere, sta lucciola. Ok. Vabbè, andiamo direttamente là. Andiamo direttamente là. Che poi voglio leggere, qui non c'è scritto nulla, non posso leggere. Riparliamo con lei. Vediamo se gli serve aiuto. Possiamo aiutare? Volete aiutare nel senso di un lavoro? Beh, non proprio. Tuo marito Kisaburo mi ha chiesto di vedere se avevi bisogno di qualcosa. Vi ha davvero detto così? C'è tanta roba, sì. Wow, beh, immagino di aver bisogno di un po' d'aiuto per alcune faccende. Gli affari non vanno benissimo ultimamente, ma ti rendo la sfida di sollievo se riuscissi a piazzare ancora almeno una partita di tè. E ho un cliente in mente, si chiama Monsieur Bulbo, quello che stava sopra, e organizza regolarmente degli eventi a base di tè. Ne consuma tonnellate. Sono certo che se potesse portargli un campione diventerebbe subito il nostro cliente. Purtroppo sono l'unica dipendente qui e non posso davvero lasciare il negozio. Andiamo noi. Potresti andarmene a visitare anche il nostro vicino per raccogliere della cenere di drago per far crescere questo fiore. Un Icaribana. Wow, che occhio, è proprio un Icaribana.
è cresciuto abbastanza, ma non credo possa sbocciare senza della cenere di drago. Comunque, vuoi davvero darmi una mano? Ok, allora, sarebbe troppo chiedere di fare delle commissioni per me? Sì, è troppo. Dovresti portare al Museo del Bulbo un campione del nostro tè e raccogliere delle cenere di drago dal nostro vicino. Volentieri. Oh, grazie mille! Trovare il Museo Bulbo nelle Lande Celesti. Una pianta di foglie della vostra viaggio dovrebbe portarti lì. Può portare un campione di tè da questo fiasco. Hai ricevuto il fiasco, ok. Il nostro vicino vive nella caverna appena fuori dal negozio. Una volta entrata nella caverna è bloccata dalla roccia, perciò dovresti prima trovare un piccone. Trova un piccone. Se glielo chiedi, ovviamente sono certa che ti darà della cenere di drago. Si chiama Stormy, è un grande drago dell'acqua. Minchia, non vedo l'ora di vederlo questo drago. Non farti intimidire. Buona fortuna e grazie ancora. Mi serve andare a prendere queste pietre, però. Per farmi fare il piccone. Sa che devo tornare di qua. So che se... Infatti ho cercato in tutti i modi di farmi fare il piccone. Comunque mi sa che ora puoi andare lì su. Oddio, devo tornare indietro. No, vabbè, ormai ho fatto il giro di qua. Per il tè vado di qua. Ciao Garzio. Vedi, per il tè vado di qua, no? Come stai, bello? Sì, l'ho finito questo gioco, Bernie. Era per di qua, per il tè. Vedi che adesso ci posso andare? Wow, qui c'ho altro materiale per il piccone, guarda qua. Allora, sai che ho cambiato nome? Tutto bene. Oh, oddio. Ultimamente molti stanno cambiando nome su Twitch, perché? Se rimango fermo qui non sembra che ci sia un albero che mi cresca nella testa. Sì, è vero. Alberi che crescono dai fiori, mamma mia, il mondo alla rovescia. È vero, lo stavo proprio pensando. Raccolgo tutto quello che mi serve. Quello che è strano, sto coso verde, ma che... Perché ballano? Perché state ballando? È il bulbo danzerino. Sentite che il museo sta pieno oggi della torta speciale, la festa di oggi. Non vedo l'ora di mangiarla, ma sono ancora pieno dall'ultima volta. Non so, ho cambiato un anno e mezzo fa per caso, ero Codin prima. E poi non ti ho sempre ricambiato? Mi rimango con questo nome, ci sono affezionato, anche se volevo scrivere Rio Wolf, non è mai andato. No, vabbè, Rio non lo può cambiare più il nome. Su, fino al cielo, brucia quelle calorie. Ah, stanno facendo ginnastica. E qui che c'è? Non c'è nulla da questa parte, ok. Questo vaso, non serve a niente. Andare là sopra, devo rifare il giro largo. C'è una grotta qua. Ma gli underscore sono gli underscore. Ah, oddio, mi sa che non è di qua allora. Ho trovato una biglia fiore, bellissima una biglia fiore. Un'altra biglia che porterò alla ragazzina.
Ok, bisogna andare di qua. Fanculo, non l'avevo visto sto ponte. Ero preoccupato. Ho detto, ma porca vacca, vuoi vedere che non è la strada giusta. Intanto si prende i materiali. Adesso il piccone me lo posso far sicuro, eh. C'ho tutto. Avete sentito che c'è un artigiano libri che ha creato un delizioso servizio da tè a forma di bulbi celesti? Fantastico, no? Credo sia su un'altra isola. Sì, l'ho visto. Andate a dare un'occhiata se avete modo. Sì, sì, l'ho visto, visto. Facciamo il giro di qua. Chest. Oh, Volpe! Ciao! Sveglio a quest'ora, Volpe! Come mai? Come mai sei sveglio a quest'ora? Guarda che cavolo di villa che abbiamo trovato! Porca vacca, una villa bellissima! E questo è il maggiordomo che c'era prima. Siete qui per il tempo meridiano di Monsieur Bulbo? Sì. Ecco di Bane. Ok. Sì, si tiene in cima a quelle scale, divertitevi. Il pianoforte è bellissimo. Vediamo l'arpa. Non posso suonare nulla. Uffa. Senti la musica qua. Non ti ho fatto avere questo lavoro perché bighellonassi tutto il giorno. Ma sai che mi ricorda lui? Se ve lo dico vi fate una bella risata. Mr. Potato di Peppa Pig. Mi ricorda proprio lui. Prima la fialetta puzzolente, adesso questi disegni oltraggiosi. Mi sono impostato sul credito troppo troppo. Maxwell Howell II, sei pregato di smetterlo con questo atteggiamento. Non Maxwell, Lil Buzz. Il mio nome è Lil Buzz. Ho capito che è lui. Lil Buzz, accidenti. Ti stai comportando da teppista. Scialla, papo. Scialla, papo. Cosa? Ti faccio sciallare io nella tua stanza per le prossime 2 settimane se non pulisci tutto subito. Sì, sì, il rapper, avevo capito che era lui. Ma papà, non sto scherzando. Se ne combini un'altra andrai in punizione. Adesso vieni con me e comportati come si deve. Hai un lavoro da fare. Sì, papà. Mi ha ceduto alla fine. Ma poi si chiama Alfred. Sto quadro è un dipinto dell'avanguardia di Musier. Questo un altro bel dipinto primaverile incentrato sui baffi di Musier. Non è colpa mia se mi chiedi da solo la possibilità di creare delle wife con gente spesso. wow mamma, questo posto è proprio elegante, vero? Hai ragione caro, è senz'altro la casa di Musier Bulbo. Oh, tu mi conosci? Ehi, non vi ho mai visti prima. Da dove sbucate? Siete qui per il tè pomeridiano? Che cazzo è quello? Zuccherino! Sì, Rupert. Dalla cucina manca dell'altro cibo! Oh no, cosa hanno preso questa volta? Solo il piatto preferito di Musier. Crumble sfogliato di pecan e bacche sila. No, il crumble no. Ebbene sì, Zuccherino. Hanno preso il crumble. Dobbiamo stare allerta finché non scopriamo chi è questo ladro di cibo e dove si nasconde. Chi sono questi estranei? Oh, loro sono, come dire... Sono i miei cugini. Che cazzo sto dicendo? Cugini? Oh, cavolo. I tuoi cugini? Esatto, i miei cugini sono tipi a posto, li conosco da sempre. Beh, se davvero sono i tuoi cugini, immagino siano a posto. Ma non perderli di vista, non voglio che venga rubato ancora qualcosa oggi. Ma certo, Rupert. È bruttissimo, Rupert.
Sì, proprio i tuoi cugini. Vedete come ti somigliano. Ci è mancato poco. Io sono Zuccherino. Beh, il mio vero nome sarebbe Ethan. Ma tutti mi chiamano Zuccherino perché il mio lavoro è quello di servire le zollette per il tè. Infatti si vede che sta sopra con la zolletta. Voi due non siete di queste parti, vero? Non ho mai incontrato creature da oltre il grande mare. Wow! Siete così tosti! Cioè, guardate che braccia! Le vostre braccia hanno persino 5 piccole braccia che cascano in fondo alle braccia! E avete pure dell'erba marrone che vi cresce in testa! No, bellissimo! Tostissimo! Allora, cosa vi porta da Monsieur Bulbo? Speravo potesse assaggiare un po' del nostro tè speciale. È il tè migliore di tutta la foresta. Oh, Musiera adora provare noi tè. Mi porto immediatamente da lui. Oh, un attimo. Cavoli! Va tutto bene? Normalmente non sarebbe un problema, ma c'è un piccolo intoppo. Come avete probabilmente capito, qualcuno sta rubando del cibo dalla nostra cucina e finché non capiremo chi è il ladro, Rupert, che sarebbe il mio capo, non farà avvicinare nessuno a Musiera. Mi spiace, ragazzi. A meno che. Forse potreste aiutarci a trovare il ladro. Siamo a corto di personale oggi, non sarà un problema farvi assumere. Cioè, possiamo lavorare qui? In questa casa enorme? Certo, non è difficile, la gente chiede il tè e tu glielo dai. In più si può mangiare un sacco di roba gratis: torta alla fragola, sandwich, marmellata di bacchesila. Forte, eh? Sembra fantastico! E visto che siete nuovi, scommetto che i bulbi faranno a gara per chiacchierare. Fate un buon lavoro e parleranno con voi, raccontandovi le loro storie pettegolezzi. Sì, ma devi capire che te dare, vero? Oh cavolo. Scommetto che riusciste ad avere ogni genere di formazione in questo modo. Se ci vedete a trovare il ladro, sono certo che Buser berrà il vostro tè. Che ne dite? Volete darci una mano a trovare il ladro? Posso farvi avere il lavoro senza problemi? Sì, facciamolo. Fantastico. Non ho potuto decidere io. Bene, bene, venite con me. Prima di tutto dobbiamo chiedere a Rupert se vi assume. Beh, che fa? Non assume cugini? Devo andare a bere un po' d'acqua comunque. Hey Rupert! Mi auguro che sia importante. Lo è. Grandi notizie! Hai trovato il ladro di Crumble? Non ancora, ma comunque bella. Ti ricordi che Lester e Flora si sono dati malati oggi? Ah, non ricordarmelo. Il giorno peggiore in cui essere a corto di personale. Non preoccuparti, Rupert, i miei cugini possono sostituirli. Guarda quanto zucchero ce l'ha! Tuoi cugini. Credevo fossero solo in visita, hanno almeno esperienza nel servire ai tavoli. O col tè? No, i cugini vogliono lavorare qui, che coincidenza! Se hanno esperienza? Ma che domande fai? Da dove vengo? Da dove vengono loro? Sono praticamente delle star nel servire il tè. Infatti lui. Allora, quanto ne sapete di tè? Beh, dipende. Di che cosa vuole che le parli? State servendo tè verde cerimoniale o pregiato? Quello che sento è una miscela di cime d'argento e bacchesile essiccate. Mi auguro ovviamente che la temperatura dell'acqua non superi i 180 gradi. Suggerisco di aggiungere del miele e della panna fresca a quell'assam laggiù. Cavolo, lei è brava, però. È ottima scelta con quel purhè. Aiuterà a bilanciare la pesantezza di quei dolci. Vediamo che dice. Va bene. Ok, possono lavorare qui. Buonanotte, la mamma di Sable, un abbraccione forte forte e grazie di essere stata qui con noi. Ma se qualcosa va sotto, ti renderò personalmente responsabile, Zuccherino. Effettivamente si è fatto un po' tardino, sono quasi le due. Certo! Quello basso può andare a servire al tè. Accompagnalo e fagli vedere come si fa. Sì, signore. Quindi tocca a me servire al tè. E
e visto che quell'altra sembra avere buone conoscenze di te, lascerò ad Alfred il compito di mostrarle come realizzare le nostre miscele. Alfred! Eccomi, signore. Abbiamo una specialista del tè che sostituisce Lester. Per favore, portala in cucina e assicurate che sappia dove teniamo tutte le foglie e gli ingredienti. Sì, signore. Quello è proprio Mr. Potato. Signora, da questa parte. Puoi farcela, mamma. Grazie, caro. Divertiti là fuori. Anche tu. Minchia, se è fregata mamma. Beh, cosa state aspettando voi due? Filate a mettervi le uniformi e andate a servire quel tè. Gli ospiti aspettano. Sì, signore. Con sto zuccherino che c'hai sempre in mano. La mia stanza è quassù. Sono così contento che lavorate qui, sarà divertente, vedrete. Ci credo poco. Proprio quello che ti serviva. Puoi mettere l'uniforme di Lester lì sul letto. Farfallino rosso è la cosa migliore. Quando sarò cresciuto potrò indossare anch'io un farfallino rosso. Ad ogni modo va a cambiarti. Ci vediamo nei locali della servitù. La stanza dove c'è Rupert e dove ci sono anche dolci gratis. Oh, a dopo, mio nuovo collega. Mi è saltato sopra. Sì, cambiamoci. Guarda che sono carino. Perché c'è uno zaino? Ah, sempre il mio zaino. Un dipinto all'avanguardia. Qui posso vedere che c'è? No. Bevo un po' d'acqua adesso. Vedi tutto, mi raccomando. Sì, ci sto provando, infatti. Ci stavo provando, però devo prendere un po' d'acqua. Anche qui la musichetta è molto bella e curata, eh? Molto carina. Quindi posso entrare in tutte le stanze? Mi sa di no. Sì. Wow. Mi hai trovato soldi. Controllare, sì. Pile e pile di parrucche bianche. Buonanotte, Volpe. Grazie di essere passato. Abbraccione anche a te. Non pensare troppo a Code Vein. Un quadro di musica che serve a delle persone a ballare dentro un faro. Oh. Dati libri di diversi soggetti. Libro 1. Parrucche fantasia, perché le parrucche bianche non sono solo per i compositori del XVIII secolo. Il faro mi ricorda che era To The Moon, sì. Le due persone che stavano lì, To The Moon, è un riferimento. Svelati libri e il libro 2, il bulbo dignitoso, 5 esempi sparsi per passare dal rozzo bulbo a gentil bulbo. No, non c'è problema. Quelli rosa non sbocciano, la guida per il perfetto gentil bulbo. Bene, lasciamo stare. No, non importa, voglio fare. Ok, minchia, ti premo. Ah. Due persone ballare dentro un faro. Non ti credo con quello è molto. Ho trovato un poster di Barditi. Che cos'è? Il poster di un concerto del gruppo di Barditi. Ma vuoi che l'ha messo in una stanza? È sparito. L'ha messo nella stanza. Quella dell'ospedale. Sembra che qualcuno abbia scritto una canzone sulla copertina di questo libro. Leggere il testo. Non sono un piccanaso, si legge. Ora del tè. Un remix di Lil Buzz. Lavoro come un matto. Servo focaccine per contratto. Il capo con la parrucca bianca mi lascia sempre insoddisfatto. 18 ore al giorno lo chiamano straordinario. Io la chiamo gogna.
Mi pagano pure in tè e questa sì che è una vergogna. Appendo il grembiule, mi tolgo la divisa e da adesso in poi spererò rime di tale guisa. Neppure io, ma con Ben. Ma si rubiamo, stanno cercando un lato. Molte cose da fuori, da lanciare i petrelinari, versiamo a terra il nostro tè. Diciamo, ora del tè basta. Con l'ora del tè. L'ora del tè basta. Andiamo via. Qua ho visto. Rubato tutti i soldi. Andiamo. Oh, che figurino. Grazie. Ti ho rubato pure i soldi. Ok, adesso ti insegno come va servito il tè. A dire tutto è molto semplice. Sì, ci provo. Vai in giro per il ricevimento e chiedi agli ospiti se vogliono del tè. Se ti dicono di sì, cerca di scoprire quale tipo preferiscono, poi torna qui e prendi quello che vogliono. Se gli piaci, scommetto che ti diranno qualcosa che possa aiutarci a trovare il ladro di cibo. Ah, sono questi tè. Qui ci sono tutte le diverse varietà di tè, versa un po' nella tazza e portagliele. Facile, no? Ma ricordati di cosa puoi portare solo una tazza di tè alla volta. E se porti all'ospite il tè sbagliato, devi tornare di nuovo qui e riprovare. Tutto chiaro? Credo di sì. Credo. Fai un po' di pratica con Ruth, porti il suo tè preferito. Lo speciale Bacchesila. Oh, e ancora una cosa. Vedi questo lavandino? Sì. Se prendi però il tè sbagliato, se sei ancora qui, puoi gettarlo in questo lavandino. Ma dico che non possono dire cosa vogliono, no? Dobbiamo indovinare che cosa ancora. Chi siamo là? Sì. Silvana Kumana, chi è la Silvana Kumana? Capito comunque. Ok, adesso porta Rupert il suo speciale Bacchesila. Come faccio a capire qual è? Questo qua? Vaniglia. No. No. E che cavolo, è il primo? Speciale Bacchesino, un raro tè bianco miscelato da Bacchesino essiccate. Sì, riempi la tazza. Ok, una tazza di speciale Bacchesino. Era lui che doveva portarlo. Cosa c'è meglio che sia importante? Servire il tè a Rupert? Sì. E forse speciale Bacchesino quello che mi avete portato? Sì. Delizioso. Ce l'avete fatta! Ora, se volete scusarmi, alcuni affari importanti devo occuparmi. Zuccherino, Fushi! Permesso di leggere le informazioni del tè così capisci cosa vogliono i clienti, cavolo. Vabbè, li posso rileggere adesso, no? Sì, signore. Posso rileggerli, penso. Il parte di tenere la tua sinistra. Adesso vai di là e stai un po' di tè. Sinistra. Vedi, me lo dice, speciale Bacchesila. Assam delle rose, miscela proibita di tè nero e petali di rose. Non per deboli di cuore. E poi purè lattario, purè corposo miscelato con dolci frutti lattari. E questo vaniglia albicocca, intenso nome di albicocca stagionale con tenero la vaniglia. Andiamo a vedere. A sinistra, cazzo. Spero che le focaccine siano calde stavolta. Sì, signore, signor Rupert, focaccine caldissime. Bene, perché non sono focaccine fredde. Focaccine fredde! Ma che co... Yeah! Che stai facendo laggiù? Oh, meglio telare? Aspetta, cosa combina? Cosa fa subito qui? Una mela? Non è un pomodoro quello lì? Nel nome del crumble! No! Che cosa gli è partita la parrucca?
La festa di te sarà rovinata. Mi porti della parrucca. Allora, questo qui vuole... Posso portare del tè? Un momento sono pieno, quindi no, grazie, il tè è delizio comunque. Dopo che c'è il controllo era un po' freddino. Quindi lui no. Spostati. Un po' qua di Rupert, prende di continuo le sue parrucche. Ma non fa niente, è un tipo 50. Vabbè. Questo disegno è bellissimo. Sì, sì, lo so, devo andare sopra. Stavo solo guardando questa zona. Prima di andare su. La voce mi ha abbandonato. A chi non piace un po' di terra nel tè ogni tanto? Eh? Posso portare del tè? Non serve, non c'è una buona scorta, grazie. In vero vorrei che qualcuno riempisse la ciotola della terra, cioè a chi non piace un po' di terra? 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 E a te? Posso portare del tè? Oh, cavolo, certo, qualcosa di audace. Oh mamma, non di nuovo, prego. Quanto audace deve essere Netty, voglio dire, indossi già un cappello con sopra dei fiori. Cosa hanno di male i fiori? Santo cielo, noi siamo fiori, eh? Oh, questa mi dà una fantastica idea. Cameriere, potrei portarmi del tè con all'interno qualcosa riguardante i fiori? Mamma mia. Tè con qualcosa che riguarda i fiori. Tè con qualcosa che riguarda i fiori. Alle rose, diciamo, prendere di rose. Questo qui, riempire, sì. Mi porto questa, cannibale di fiori. Tazza di tè alle rose. Meglio di questo. Ecco a lei, è servita, signora. Oh, mi hai portato qualcosa di audace? Servire rose di tè, sì. Tutto per lei. Oh, è davvero perfetto! L'aroma e il retrogusto dolciastro è così proibito. Disgustoso. Oh, Minerva, goditi la vita. Abbiamo dei cugini che sono rose. Applauso. È cannibile. Hai servito correttamente il tè a un ospite. Un tè davvero delizioso. E che cameriere eccellente. Non tessere troppo le sue lodi, Netty. Si monterà la testa. Tuttavia, questo bambino è anni luce meglio di Maxwell. Maxwell vuol dire forse Lil Bud. È così che si fa chiamare adesso quel teppista, Lil Bud. È un teppista, appunto. Suo padre è stato così generoso da trovargli lavoro qui, ma lui non importa nulla. Ancora adesso manca a fare subito scherzi, metterà nelle tegliere e disegna volgarità sulle pareti. Dipendesse da me, quel bambino andrebbe spedito dritto al collegio delle terre dei pulpi di caverna. Ok, parliamo adesso con te. Precisamente non rosa. No, ho finito con lui. Lui? Questo potere del tè non serve. Questo vuole la terra, ma dove da pigliare la terra? Scusa, altri ospiti? Forse lui vuole del tè? Al momento sono pieno, che le pocaccine sono fredde. E che cavolo? Povero Rupert deve essere molto stressante avere a che fare con Maxwell. E volevo dire lì Buzz, perché non hanno licenza con mamma e basta? Ho sentito che Rupert lascia lavorare qui perché doveva fare il suo padre. Foro, no, quel bambino è un teppista a sinistra? Ancora a sinistra? Sembra chiuso, vedi? Questo è un piccolo errore, sta cosa qui. Lui? Non so portare del tè, no? Grazie, mi passo questi piccoli spuntini. Forse lui? Posso portare del tè? No, grazie, sto prendendo l'opera, ok. Credi che Musea desideri danzare nella maniera in cui danzano quei due al faro? È un quadro uguale? Minchia, quanto è grosso quello. Posso portare del tè? Oh no, sono solo qui per i dolci.
A dire il vero, ebbene, ho mangiato tre ciambelle, sono parecchie ciambelle, e metà torta di mele, nel senso di metà di tutta la torta, un vassoio di formaggio, una scatola di cioccolatini, altre tre ciambelle e un hamburger, mamma mia, hanno anche gli hamburger. Devi aiutarmi, amico, Desmond non sta bene, ora vomita. Cercherò, posso portarle qualcosa in particolare? Beh, credo di avere male perché ho mangiato troppi cibi grassi. Non aveste un tè leggero in grado di bruciare un po' di grassi, sai, di compensare la pesantezza? Credo di sì. La mamma dice che il tè pusher aiuta a bilanciare la pesantezza dei dolci. Ah, è vero! Il pusher, glielo porto. Non so che i miei padri potessero farmi così male. Arrivo, arrivo, il pusher. Pusher, il purè. Ti porto il purè. Il pusher purè. Certo che se devo fare tutta sta strada ogni volta, che palle. Il pusher qual era? Quello verde? Sì. Dai che vado, vai. Per tutta quella roba che ha mangiato serve 1 chilo di brioschi. Come minimo. Eccolo là. Tieni. Hai portato il tè pusher, lo voglio. Lo voglio! E prendilo. Tutto per lei. Ok, sollievo. Adesso starà meglio. Servito correttamente il tè un ospite. Wow, adesso so come deve sentirsi Monsieur Bulbo. Sì, ma si calmi. Ma hai visto com'era agitato? Che vuol dire? Beh, si dice che un tempo, quando questo non è ancora di questa taglia, che effettivamente è gigantesco, uscisse con una delle ospiti abituali una certa Minerva. Minerva? E scorbutica un cappello con un fiocco nero. Credo sia nell'altra stanza. Un cappello con un fiocco nero. Comunque, Musiera ha mangiato così tanto, è diventato così grosso e così alto da non poterlo più sentire né vedere. Poverino. E questa è stata la fine della loro relazione. Vabbè, l'abbiamo. Minchia, ho ricliccato di nuovo. A te ti sarebbe detto che Cenzia Pinista davvero molte emozioni quando suona. Questa musica è così bella. Sì, ma fammi passare. Tu stai suonando? Ehi, lavoro anche tu? Sì, il mio primo giorno di lavoro. Benvenuto a bordo, tuttavia è aperto. Questo posto è strano. Che vuoi dire? Vedrai. A volte mi piace cambiare un po' e suonare qualcosa con più ritmo. Il problema però è che i bulbi iniziano a sbocciare se la musica è troppo bella. Sbocciare? Sbocciare, sai, non si vede, si aprono e diventano fiori. Ma c'è un male là sotto? Una male, una mela, forse volevi dire? Mela. È quella là sopra. E i bulbi non piacciono, solamente ve lo dico. Un bulbo sbocciato è considerato rozzo. Non siamo più al giardino, questa è alta società. Ma che cavolo? Oddio. La mela è questa. Ma non passo qui. Come ha fatto quella mela ad arrivare lì? È stato adorabile, non è vero? La cosa che preferisco credere sia quest'opera della figurante musiera, è davvero molto somigliante. Con la cacca. E te? Posso portare del tè? E ora che qualcuno venisse a prendermi degli ordini. L'ultimo tè non era abbastanza forte per me? Sto cercando un tè nero, magari con dentro della frutta. Tè nero con della frutta. Lo so qual è il tè nero con la frutta. Solo che ci sto mezz'ora ad arrivare in cucina. Il pianista fa altro, mo vedo. Intanto porto sto tè. Tè nero, qual era? Vediamo.
questo qui invece brilla di te nero, petale di rosa. Questo qui. Però aspetta un attimo, fammi leggere. Vaniglia albicocco. Intanto non è albicocco, sto cercando con te nero la vaniglia. No, è questo qui allora. È questo, riempire, sì. È questo qua. Sì, è detto frutta. Albicocco. Nero albicocco. Infatti per quello non ho riempito il primo, che non mi ha convinto. Tenghi. Oh, mi hai portato un buon tenero alla frutta? Sì, tutto per lei. Sì, esattamente quello che cercavo. Perfetto! Ho servito il tè correttamente. Il cameriere sembra il giovanotto sveglio con gli occhi che funzionano. Dimmi una cosa. Ok. Sembra solo a me. Oh, c'è una mela che lavora qui. Una mela? Sì, una mela. Una mela che sembra semplicemente dipinta di rosa per sembrare un bulbo celeste. Ma non mi frega. D'Orlando sta di nuovo parlando delle sue teorie del complotto della mela. È una mela. Certo, certo. E io sono una banana. Arrgh. E quindi è quella la mela. Parlo col pianista. Oggi invece cambierò un po'. Allora cosa suoni? Musica da fagiolo. Bulboven. Qualcosa di tranquillo, capito? Beh, diciamo Fuji, sì. Ma posso cambiare... Vabbè, non gli posso far cambiare la musica. Forse sì, no. Allora, vediamo chi mi manca. Qui sotto che c'è? Posso andare? Non ci sono altri ospiti qua. Non dovrei andarmene su. Ah, è vero, di qua si esce. Vediamo qui sopra, no? Mi stai guardando lo speciale ricevimento di Musier. Wow, quello è Musier? Alla faccia di Musier! È davvero enorme. Posso aiutarti? No. Posso incontrare Musier? Temo di no. Come saprai, un ladro ha rubato del cibo della nostra festa di Musier. È una faccenda della massima importanza, dopotutto se questo ladro è addirittura riuscito a rubare il gioiello della festa, il crumble sfogliato di pecan e bacche sila. Oh yeah, crumble! Ma tutta la perfezione, signore, non si preoccupi. Oddio, è un vero disastro! È un vero disastro. Come dicevo, se il ladro è stato in grado di rubare qualcosa di così importante, chissà di cos'altro è capace. Perciò... Mi spiace, ma non posso permettere a nessuno di vedere il museo finché questo criminale non sarà trovato. Troppo pericoloso. Ok, quindi... Non posso passare ad arrivare a toccare sta mela. Chi mi manca? Forse lui? Con lui? No, mi ha detto che era festa adorabile. A lei il tè gliel'ho portato... Dacci un taglio, te lo dico, te lo do io un taglio. Quindi il cameriere è una mela. A lui ci ho fatto, lui non ne vuole. Eccellente pianista. Vado in cucina, hai ragione, vado in cucina. Beh sì, era l'altra alternativa perché... In quelli là sopra ho fatto tutto, questo non lo voleva. Hai fatto un lavoro eccellente oggi. È ora di ritirarci. Voi potete dormire nella mia stanza. È finito di lavorare. Questa è una mela. Fuji. Quella è pernice rosa. Che ti cola sulla schiena è pernice rosa. Ah, così ti piace fare domande sulle cose. Adoro le cose, sono belle, le cose sono fantastiche, anche le domande grandiose. È solo che sembra proprio che ti stia collando della vernice rosa. Oh no, non è vernice, è lozione. Lozione rosa, sapete, per i miei petali. Tutti i bulbi celesti la usano. Wow! Hai dovuto portare tra te.
E quindi come va? Sto bene, stamattina mi sono svegliato e mi sono spazzato di petto e poi ho mangiato una classica colazione dei bulbi celesti. Ho letto libri sulla storia dei bulbi celesti, sapete che cosa fanno i soliti bulbi celesti? Bene, tutto bene. Sì, lui è colpevole. Tua madre ha un notevole talento nel creare nuove miscele di tè, è stato un piacere lavorare con lei. Mamma, andiamo a dormire? Stranissimo. Sì, sono esausta. Ma posso passare, porca pupozzo? No? Sei pronto? Ti preparo per la notte? Pronto? Non è questa la sosta. Sì. Ehi là! Potete dormire qui per la notte. Ma tu dove dormi? Per oggi posso stare con Rupert. È abbastanza stressato, perciò credo possa fargli bene un po' di compagnia. Avete scoperto niente sul lato di cibo? Qualche indizio. Sapete di poter contare su di voi. Beh, adesso andate a riposare e continuiamo le nostre indagini domani mattina. Domani mattina. Sì, ho parlato con lo zuccherino e sono andato. Però mi sa che saltare nel letto così spengo la luce. Ok. Ci sei? Sono a posto. Buonanotte, caro. Buonanotte, mamma. Merda. Che cavolo. Mamma, hai sentito? Sì. Sembrava provenire dalla cucina. Forse dovremmo investigare. Ok. Però in realtà sono le due, non vorrei investigare adesso, ma mi sa la prossima volta, perché se no si fa troppo tardi e mi addormento, non che mi addormento davanti a PC, ma domani non mi sveglio per andare al lavoro. Quindi dopo 3 ore e mezza di gioco, bene o male, mi sa che è arrivato l'orario di andare a Ninna. Facciamo. Tanto ho salvato qua. Esco al titolo, c'è la musichetta. Bellissima la musichetta. Vado in full screen e poi magari chiudo il libro. Chi sarà mai questo fantomatico ladro? Chi potrebbe essere? Penso che sia la mela, ma non è detto, eh? Potrebbe essere chiunque. Essere chiunque. Boh, lo scopriremo la prossima volta. Quindi, adesso mi metto l'outro. Andiamo a vedere se c'è qualcuno da hostare. E ci vediamo la prossima volta che, se ce la faccio, mercoledì. Però comunque vi avviso sempre sul canale, se no ci vediamo sabato. Se ci becchiamo sabato. Quindi buonanotte a tutti, alla prossima. Ciao!
Warcraft.